Benvenuti qui dal chiostro comunale di San Giovanni Rotondo. Siamo quest'oggi impegnati nel parlare di turismo, di promozione, di territorio, tematiche legate a tante trasmissioni che portiamo avanti settimana dopo settimana. L'evento è patrocinato da Italia Nostra, Regione Puglia, città di San Giovanni Rotondo, provincia di Foggia. E in diretta su TV Gargano in collaborazione con Manfredonia TV. Ringrazio anche tutti gli amici che sono qui presenti nel chiostro comunale per assistere a questo convegno. Parteciperanno alcuni professionisti del settore turistico territoriale. Il grazie e il saluto abbiamo Enzo Dotta, amici di TV Gargano, conoscono bene l'amico Enzo, delegato nazionale di Assoreti PMI per il marketing, grazie Enzo. Poi abbiamo un architetto, Angelo Ceglia, Associazione Italia Nostra, sezione Gargano, il professor Sasha De Giovanni, consigliere regionale dell'Associazione Insegnanti Geografia e presidente provinciale, il quale sta arrivando, si può accomodare in questo momento. Poi avremo anche Giovanni Russo, esperto forestale, e ancora. Arrivando, poi avremo Pasquale Cataneo di Confsal e ancora Domenico Viti, Associazioni Le Vie di San Michele e a concludere Maria Gioia Sforza. E iniziamo naturalmente con piacere per noi per ascoltare i saluti del padrone di casa, del sindaco, del primo cittadino di San Giovanni Rotondo, i quali vanno anche i nostri ringraziamenti per averci permesso di realizzare questo convegno nel chiostro di San Giovanni Rotondo. Chiamo per i saluti iniziali il sindaco di San Giovanni Rotondo, il professor Michele Crisetti. Grazie a TV Gargano. No, ci siamo già detti che con questo spazio possiamo rendere più ergonomica l'attività che stiamo svolgendo oggi. Ringrazio gli organizzatori, Italia Nostra, gli illustri ospiti, perché quando poi si parla di turismo, in particolare in questa città, voi capite che l'attenzione diventa massima, soprattutto quando si parla di turismo anche in maniera più scientifica, ecco, con professionisti del settore. E quindi sicuramente uscirà dei suggerimenti o comunque delle indicazioni che poi dovrebbero poi essere tradotti in azioni concrete. Per quanto riguarda il comune di San Giovanni Rotondo, questa amministrazione ha affidato, la possibilità, non la possibilità, la redazione di un piano strategico per il turismo. Vi ho fatto svolto la prima parte, che è quella della raccolta dei dati, no? Perché da lì poi si deve partire per poter poi impiantare un vero e proprio piano strategico. Nelle prossime settimane questo piano sarà, non presentato alla città, sarà valutato dall'amministrazione per poi chiaramente presentarlo. Ora, la presenza di un osservatorio è una cosa importante perché poi attraverso la collaborazione, attraverso l'attingimento di dati e di anche idee, di prospettive, si può anche sicuramente migliorare, anzi si deve migliorare. Devo dire che questa città deve dotarsi di questo strumento importante. Non si può stare dietro, diciamo così, tanto per essere chiari, alle idee che devono essere sicuramente concretizzate, però che potrebbero essere anche estemporanee del politico di turno, no? Ci si deve basare invece su dati, analisi dei flussi, il sistema di accoglienza, le prospettive future, in quale direzione appunto indirizzare la città con le sue potenzialità, e quindi bisogna avere una visione del futuro di questo. E chiaramente il turismo, come qualsiasi altra tra virgolette scienza, non si improvvisa, ma si basa su dati e studi di persone che di queste cose sono consapevoli, competenti
competenti e fanno questa attività di mestiere. E poi, una volta raccolto tutto questo, chiaramente la politica dà l'indirizzo e decide in quale direzione andare. Quello che vi posso anticipare è che la cosa che ci diciamo sempre, che questa città non può essere monoculturale, si fonda su San Pio e su quello bisogna anche migliorare l'attrattività anche da questo punto di vista. Quindi diciamo il perno rimane quello, ma accanto a questa parte importantissima di turismo bisogna sviluppare un'altra serie di attività che rendano, anche in collaborazione con tutti gli altri enti sovracomunali o gli altri comuni, rendano attrattiva, come credo ci siano tutte le condizioni, la fruizione del nostro territorio dal punto di vista naturalistico, artistico, anche diciamo culturale. Io credo che questa poi sia effettivamente poi la mission di chi deve proporre questo il piano strategico per il turismo, ma lo deve fare, ed è una, mi rendo conto che è una branca molto complessa, perché se facciamo un esempio concreto, vengono le persone a San Giovanni e poi non trovano dove parcheggiare, diciamo, e già questo è un quindi il turismo non è qualcosa di attrattivo semplicemente, ma di far trovare pronta la città a poter reggere e anzi migliorare l'esperienza che chiunque viene a San Giovanni fa. E quindi è un'attività complessa, devi far trovare una città pulita, che dite? Penso proprio di sì. La possibilità di accesso ai luoghi più frequentati deve essere la più facile possibile, la più moderna possibile. Ecco, questo significa fare del turismo il perno centrale dello sviluppo economico di questa città, che per la verità non si basa solo sul turismo, ma che vede nel turismo la colonna portante. E questo non può essere fatto, ripeto, con l'improvvisazione del politico di turno. Lo dico anche a discapito della categoria a cui appartengo, ma un politico lungimirante raccoglie i dati, si fida e dà disposizioni in modo tale che chi capisce di questa materia possa fornire, non dico suggerimenti, ma almeno dati certi su cui, che magari uno neanche sa, neanche conosce, neanche sa, per esempio, le dinamiche con cui i grandi promoter poi riescono a indirizzare i flussi turistici in tutto il mondo ormai, è così, e quindi essere presenti là e intercettare questo. È una cosa importante, non basta mettere noi siamo la città di San Pio, sì, ed è già un, diciamo, come dire, un'attrattività di per sé bella, ma se poi l'esperienza fatta quando si viene qua è negativa, capisci che è un boomerang non di poco conto. C'è bisogno appunto di razionalizzare il tutto per portare al passo dei tempi la città, e questo non può essere fatto se non attraverso questo, diciamo, l'osservatorio, attraverso i professionisti, attraverso anche, con un termine ormai abusato che io comincio a, diciamo, a rifiutare di pronunciare, però lo devo fare, le sinergie con tutti gli altri enti. E questa cosa qui la si dice sempre, ma poi concretamente, firmato per iscritto, concreto, con gli impegni precisi di ognuno, in un sistema complesso come questo, bisogna assolutamente farlo. E l'esempio non è che ci dobbiamo inventare è che nelle località o nelle regioni dove questo sistema viene messo sul campo, quindi mettendo insieme i privati, il pubblico, le associazioni, eccetera, dove questo viene fatto, i risultati ci sono e avvengono, eccetera. Aggiungo e finisco, noi abbiamo una grande occasione, forse su questo territorio, io dico per tutto il Gargano, che è il 2025. 25 non è soltanto, diciamo, sono 5 anni dal 2020, ma ci sarà un evento che può essere catalizzatore e quindi anche un primo banco di prova effettiva se diciamo, lavoriamo bene, quindi una specie di cartina di tornasole, che è il Giubileo. Il Giubileo ci sarà sicuramente, spero, io credo di sì, una affluenza maggiore per i luoghi sacri, per quello che può significare non soltanto San Giovanni Rotondo, sto pensando a Monte, ma anche in altre città qua vicino. Sarà un bel banco di prova. A quell'appuntamento, e manca ormai un anno,
ci dobbiamo far trovare più pronti di quanto, diciamo, abbiamo fatto fino adesso. Ecco l'urgenza ed ecco perché è importante questo incontro oggi, che sicuramente sarà formativo anche per il sottoscritto. Ringrazio chiaramente il dottor Dota, il dottor Cataneo, adesso sentiremo anche la vicepresidente della provincia Nunzia Palladino, Crisetti Michele, l'ho ringraziato, non lo ringrazio dopo, e la dottoressa Sforza di Italia Nostra, i relatori. Sasha De Giovanni, vabbè, è una pena che io lo incontro tutti i giorni a scuola, vabbè, comunque ognuno ha le sue pene, quindi va bene, no, sto scherzando, perché tra l'altro fa delle belle cose, e diciamo, è un ragazzo che si impegna quando si vuole impegnare, poi quando non si vuole impegnare va per conto proprio. Grazie chiaramente all'architetto Ceddia e buon convegno a tutti. Grazie al sindaco di San Giovanni Rotondo. Naturalmente, sindaco, questo osservatorio sistemico per lo sviluppo turistico-culturale del Gargano, insieme ai suoi relatori, hanno tra l'obiettivo quello anche di mettersi a disposizione sua e della vostra amministrazione per cercare di favorire lo sviluppo turistico del nostro territorio, che, come ben diceva il primo cittadino di questa città, poi è tanto non semplice a dire, poi negli atti è molto più complicato, però l'auspicio è che il territorio possa rispondere, i professionisti del settore ci sono e danno la loro assoluta disponibilità. Gli obiettivi che il sindaco ha dato sono nobili, giusti, e quindi con una sinergia magari tra la pubblica amministrazione, tra i privati, i professionisti, il territorio sicuramente non può che beneficiarne e da qui riuscire a arrivare a degli obiettivi, comunque non dico importanti, però con degli standard minimi che possono consentire poi al settore di crescere, perché come diceva il sindaco, il settore turistico è un settore trainante, io lo definisco la macroindustria del nostro territorio. Il nostro territorio non ha delle industrie, la nostra industria è il turismo, che a livello nazionale come PIL raccoglie più del 13% del nostro prodotto interno lordo italiano. Adesso continuiamo ancora con i saluti istituzionali per questo convegno sull'osservatorio sistemico per lo sviluppo culturale del Gargano. Con molto piacere lascio la parola alla vicepresidente della provincia di Foggia, Nunzia Palladino. Grazie a tutti per l'invito, all'architetto Ceddia che mi ha, e a Sasha, che, amico Sasha, che mi hanno invitata, mi hanno coinvolta già da un po' di tempo in questo bellissimo evento. Ringrazio gli altri partecipanti con i quali ci conosciamo già. Volevo dire che sono d'accordo con alcune osservazioni che ha fatto il sindaco, nel senso che è troppo importante il turismo per il nostro territorio per lasciarlo in mano al politico di turno, senza voler dare un senso dispregiativo a questo, assolutamente. Ma è necessaria una visione d'insieme e una visione con uno sguardo superiore. La provincia, purtroppo, voi sapete bene che è stata spogliata di questa funzione, che fa capo alla regione. Però vi posso dire che tra la provincia e la regione sto avviando delle interlocuzioni affinché, ecco, la regione cominci a decentrare un attimino verso la provincia, coinvolgendo proprio la provincia in quanto ente di secondo livello, in grado di poter avere questo sguardo d'insieme che possa mettere in collegamento, possa mettere in rete il territorio, perché è chiaro che questo è quello che va fatto. Le attività non possono essere svolte nei piccoli comuni fini a se stesse, devono far parte di un insieme più grande, devono poter parlare fra di loro, devono poter avere tra le mani i dati che ogni comune, che ogni associazione ricava dalle proprie osservazioni. Ci deve essere una banca dati, chiamiamola così, comune, dove si possa analizzare il flusso dei turisti, le necessità, le criticità, dove tutto questo possa essere alla portata di ogni associazione, di ogni comune, per poter valutare insieme dove intervenire.
da soli, ormai l'esperienza ce l'ha detto, non si va da nessuna parte, quindi o si capisce che si deve cambiare rotta, oppure questa nostra ricchezza, che è storico, culturale, naturalistica, fantastica, fenomenale, abbiamo di tutto di più, dalla ricchezza dell'ambiente, ricchezza e varietà dell'ambiente, a una ricchezza culturale, a una ricchezza religiosa, che veramente possiamo essere invidiati, ma stranamente tutto ciò non riesce a esplodere, non riesce a diventare internazionale, diciamo, nel suo insieme, non riesce a diventare un brand, come si dice oggi, quindi si va sul Gargano, si va nella provincia di Foggia, perché lì c'è. Ecco, noi dobbiamo portare la nostra provincia a questo livello. Andiamo in Capitanata perché lì c'è. E soprattutto il lavoro che bisogna fare per il turista che viene è, primo, che qui in provincia di Foggia, in Capitanata, abbiamo turismo per tutte le età, per tutte le stagioni. Il turista qui può venire quando vuole, può venire in inverno, può venire in estate. Ogni volta che viene, in qualunque momento dell'anno viene, ha qualcosa da visitare, da vedere, di cui gioire, perché abbiamo veramente cose di cui si può gioire. Quindi questa è una cosa importante. E l'altra cosa importante, ancora più importante, che bisogna fare è che veramente, anche come diceva il sindaco poco fa, i territori si mettano a disposizione e modifichino il loro assetto, quello che loro offrono, lo modifichino e lo rendano a misura del turista, che possa essere il parcheggio, che possa essere tutta un'altra serie di servizi. Quindi i comuni si devono attrezzare anche in questo. Io stasera penso di poter dire, anche visto il nostro presidente che ha una sensibilità molto forte per questo aspetto dell'economia, anche quindi del turismo, il presidente Nobiletti, io posso dire che stasera qui la provincia si può candidare, se volete accogliere questa disponibilità, si può candidare a fare da collante, e come struttura politica, e anche più con la mia persona, in quanto ho la delega alla cultura. Quindi, siccome il turismo è cultura, che vogliamo parlare di enogastronomico, vogliamo parlare di turismo religioso, qualsiasi tipo di turismo è cultura, perché questo, tutto ciò connota l'identità del nostro territorio, dice quello che siamo, e quindi a maggior ragione è cultura. Perciò io stasera metto a vostra disposizione la provincia, metto a disposizione la vicepresidente che ha la delega alla cultura, a poter svolgere, se volete, questo ruolo di coordinamento, e affinché insomma tutto il territorio possa crescere. E buon lavoro, grazie. Ringraziamo l'intervento della vicepresidente della provincia, Nunzia Palladino, la quale ha fatto una panoramica attuale del territorio, delle sue sfaccettature, delle sue problematiche, ma soprattutto anche il suo intervento, il suo appello, nel senso mirato, che è quello di cercare di guardare all'unità, a favorire le sinergie, i coordinamenti e il mettersi in rete, mettersi insieme non solo tra comuni ma tra enti, ma anche tra enti, associazioni e privati. Iniziamo subito con il primo relatore di questo osservatorio turistico per lo sviluppo del nostro territorio. Lo salutiamo, lo ringraziamo, Domenico Viti, associazione Le Vie di San Michele, che il quale ringraziamo. Un applauso per prego, il quale ci parlerà di un argomento molto importante, che è quella della questione giuridica delle strade sterrate, che fa parte del territorio, fa parte comunque di alcune anche delle possibili problematiche che possono incorrere in coloro che vogliono generare turismo e quindi aprire anche alcune situazioni importanti. Allora lascio parlare l'amico Viti, prego. Grazie mille. Intanto io sono, oltre che
per le associazioni le strade sì, di San Michele, sì, grazie. Io sono anche qui perché Gioia mi conosce da tempo in quanto siamo impegnati in Italia Nostra, un'associazione ambientalista che è presente da moltissimi anni sul Gargano e che diciamo, è stata protagonista di varie iniziative. Le strade di San Michele sono per certi versi una gemmazione delle idee di Gioia per quanto riguarda la valorizzazione del territorio. La Gioia Sforza, voi lo sapete, non è una garganica, è una innamorata del Gargano, è una persona che è arrivata qui nel 71, mi diceva, e da allora non è andata più via, insomma. Gestisce un'attività importante dal punto di vista turistico a Monte Sant'Angelo e quindi conosce il Gargano in maniera notevole. Nel mio piccolo anch'io conosco il Gargano, io sono un murgiano, quindi diciamo per certi versi vengo da un territorio simile al Gargano, collegato attraverso i tratturi al Gargano, quindi diciamo si condivideva un tempo l'economia diciamo della transumanza. E tra le altre cose ho anche una casa in Abruzzo, proprio in una delle zone dove terminava il Regio Tratturo. Quindi una delle, diciamo, la transumanza un po' è quello che ci ha fatto innamorare di questa idea dei percorsi. Però per quanto riguarda le vie di San Michele, appunto i cammini, il cammino di San Michele, come sapete ci sono tanti cammini. Non so se avete visto, la Repubblica ha pubblicato recentemente un libro sui cammini in Puglia, ce ne sono tantissimi. Ho scoperto ad esempio che c'è il cammino Don Tonino Bello, io non lo sapevo. Quindi ci sono vari cammini, alle volte a carattere diciamo laico, alle volte a carattere più spirituale, diciamo come momento di rigenerazione fisica, perché sapete che camminare fa molto bene alla salute, e anche spirituale, perché camminare in mezzo alla natura, vicino al mare, nei boschi, è un momento vero, cioè addirittura constatabile, verificabile dal punto di vista medico. Io non sono un medico, ma diciamo ho un fratello psichiatra e quindi indirettamente conosco un po' il valore che ha la passeggiata all'interno della natura, la passeggiata nei boschi, ma non solo nei boschi, diciamo quindi in più San Michele è collegato a dei geositi, quasi tutti i luoghi di culto longobardo, non tutti, ma molti luoghi di culto longobardo. I Longobardi non erano presenti dappertutto, voi lo sapete, in Puglia, perché però erano presenti in diverse zone. Io vengo da una zona dove ad esempio i Longobardi non arrivarono, noi rimanemmo sempre bizantini, diciamo. Però dove era presente la tradizione longobarda, quasi sempre c'è anche un sito dedicato a San Michele. Siti particolari, voi lo sapete, appunto, e all'interno quindi di questa rete di punti, diciamo, legati al culto dell'Arcangelo, c'è la necessità di individuare dei percorsi. E qui subentrano dei problemi anche di tipo tecnico-giuridico. Io stasera non è un convegno giuridico, quindi non voglio, diciamo, Però io inviterei Gioia, l'osservatorio che si sta per costituire, di riflettere anche su questa questione. Perché proprio la moltiplicazione dei percorsi, dei cammini, fa sì che potrebbero sorgere, mi dicevano che ad esempio già a Monte Sant'Angelo ci sono ben tre associazioni di, non so se Nordic Walking, insomma, cioè di persone che sono impegnate in percorsi di questo tipo. Quindi perché? Perché io vengo da una generazione quando le strade vicinali erano molto ben tenute dai proprietari, le strade interpoderali, dai proprietari diciamo frontalieri. E ora noi possiamo verificare, insomma basta, non è che ci voglia molto, in alcune zone non sono assolutamente
più ben tenute. Ci sono grossi problemi di competenze, perché alcune strade sono tecnicamente private, però con un diritto di passaggio da parte, quindi a maggior ragione di chi voglia percorrere dei percorsi organizzati, come ad esempio quello per quanto riguarda i collegamenti dei siti di San Michele. Il problema giuridico non è del tutto insignificante, anzi è importante. Noi abbiamo tratturi, abbiamo strade vicinali, abbiamo strade interpoderali, abbiamo tutta una serie, le strade comunali, forse quelle sono le più tranquille, diciamo, perché tutto sommato sono giuridicamente quelle più chiare, ma altri tipi di percorsi. Quindi forse qualcuno lo sa, ma insomma, io sono professore all'Università di Foggia. Sono a disposizione assolutamente in modo del tutto gratuito, naturalmente, eventualmente io insegno giurisprudenza anche per una riflessione più tecnica su queste questioni. Questi io li chiamo i residui del Medioevo per certi versi, cioè sono spesso diritti consuetudinari antichissimi che hanno a che fare con delle tradizioni che non esistono più, ma che sono ora riprese sia pure con una funzione turistica. E quindi fino a qualche anno fa nessuno avrebbe pensato di utilizzare la rete dei tratturi per fare, che so, turismo a cavallo, e ora mi dicevano che c'è un problema, ad esempio, da queste parti di utilizzo di. Quindi io sono completamente a disposizione, ringrazio gli organizzatori, tra l'altro ho l'occasione nuovamente di assaggiare la mucisca, io vado pazzo per la mucisca, quindi diciamo, è stata un'occasione per me di rivedere la città di Padre Pio. Io ho avuto, quando ero bambino, la fortuna di vederlo per un anno prima che lui morisse, quindi diciamo, è rimasto anche questa, io sono barese, mi è rimasta questa immagine nella memoria, e quindi io spero appunto che questo osservatorio possa cominciare un percorso utile per questo territorio che, lasciatelo dire a un barese, è straordinario, è meraviglioso. Grazie. Ringraziamo, scusi, faccio anche da microfonista. Allora, ringraziamo Domenico Viti per il suo intervento e per aver portato all'interno di questo convegno, in quale l'Osservatorio Sistemico per lo Sviluppo del nostro territorio si presenta non solo alla città ma al territorio del Gargano, e conoscendo i relatori e i protagonisti in causa, inizieranno in maniera molto seria e costante il cammino di questo osservatorio a fianco delle istituzioni, perché anche poi le istituzioni devono non solo poter avere una mano di aiuto per quel che possono, però, caro architetto, caro Enzo, che da anni vi occupate di turismo, poi le istituzioni non avranno più scuse per, no, certe volte far finta di essere sorde a questa tematica importante. Ma come abbiamo sentito le dichiarazioni comunque del sindaco della provincia e di altri organismi, finalmente c'è questa disponibilità importante da parte della politica in generale, di destra, sinistra, no, di tutti i 18 comuni del Gargano, piano piano sono più sensibili all'argomento. Io adesso con molto piacere lascio la parola e l'intervento a Enzo Dota. Enzo Dota, delegato nazionale Assoreti PMI per il marketing, se lo puoi mettere, sì, no, così, che ci parlerà di un argomento molto importante, no, non ti preoccupare, ah, perfetto, ci parlerà di un argomento molto importante, che è il ruolo del prodotto locale nel turismo, ossia il brand. È un ruolo importante, perché il brand di un prodotto tipico locale equivale al brand del territorio che questo prodotto tipico rappresenta ed è identificativo di questo territorio. Enzo Dota, io lo conosco da un po' di tempo, è un appassionato del nostro territorio, è un appassionato del turismo e negli anni ha sempre portato avanti queste tematiche. Quindi avere una persona come Enzo che ci crede, soprattutto che fa questo per passione e che vive di questa sua passione ed è energico nel proporre le sue iniziative
Anche fuori provincia, fuori regione, anche a livello nazionale si è fatto sentire, si è fatto conoscere, ha portato una serie di realtà importanti. Enzo, ti lascio la parola per parlare del brand prodotto tipico locale, per gli amici che ci guardano. Allora, intanto saluto tutti e ringrazio soprattutto gli amici che conosco e Gioia Sforza che mi ha invitato questo pomeriggio. Prima di cominciare volevo fare giusto un paio di informarvi su che cos'è Assoreti PMI. Assoreti PMI è un'associazione di reti di impresa a livello nazionale, cioè quando alcune aziende decidono di mettersi insieme su un progetto possono formare non solo cooperative o consorzi, ma anche reti di impresa. Le reti di impresa sono molto più snelle da gestire rispetto ad un consorzio. In Italia abbiamo circa 9.000 imprese che si sono, chiedo scusa, 9.000 reti di impresa con circa 800.000 imprese che si sono messe assieme per lavorare dietro un progetto. La cosa interessante è che noi lavoriamo come rete del Mediterraneo, come contratto di rete, all'integrazione tra enogastronomia, cultura e turismo, e lo facciamo da 12 anni. Lo facciamo anche cercando di mettere insieme pubblico e privato. A percorrere questa strada è proprio una rete di imprese che ha l'obiettivo di integrare tutto ciò che accade nei territori. Rispondendo un attimo al sindaco, quando lui le diceva bisogna fare sinergia, in realtà le parole più abusate sono rete, sinergia e sistema. Noi con questo modello abbiamo cercato di costruire un'innovazione di processo, quindi non abbiamo lavorato solo alla tecnologia, ma soprattutto alla formazione di come si deve fare sul territorio. In questo caso abbiamo lavorato al sistema locale di offerta turistica, che è qualcosa che si insegna nelle università, però poi a livello pragmatico non trova mai un riscontro. In questo caso abbiamo sfruttato quelle che erano le nostre competenze nella tecnologia e le abbiamo messe a disposizione per unire proprio questi tre elementi. Io vorrei partire, quindi quando si parla di brand, volevo partire da questa slide, da questa figura. Qui ci troviamo sul sito internet ufficiale della Regione Puglia, che è Viaggiare in Puglia, e credo che lo conosciate un po' tutti. La cosa interessante di questo sito è che nella zona dove c'è scritto dove andare, la Regione Puglia già da 30 anni ha suddiviso i territori, quindi della Regione Puglia. Nel caso della provincia di Lecce, chiama questo territorio, lo leggete? Salento. E non è a caso, sappiamo quello che ha fatto il Salento nel corso di questi anni, cioè è sempre andato fuori, non soltanto in Italia, ma all'estero, sia in Europa che all'estero, con il brand Puglia e pubblicizzando tutto ciò che c'era all'interno del Salento. Probabilmente proprio questo ha influito nel, come dire, accoppiare al nome Puglia il Salento, che è molto più sentito. Poi abbiamo la provincia di Brindisi, che viene denominata ufficialmente dalla Regione Puglia come Valle d'Itria e Murgia dei Trulli, e abbiamo qui questa zona qui, vedete? Provincia di Brindisi. In più, se andiamo nella provincia di Taranto, ci troviamo con Magna Grecia, Murgia e Gravine, e sono questi i nomi ufficiali che la Regione Puglia da ormai 30 anni utilizza sia sul web sia sulla carta stampata. Quindi qualsiasi cosa utilizza la Regione Puglia da 30 anni a questa parte, sulla carta stampata e negli ultimi 20 sul web, ha utilizzato questi brand. Andiamo nella provincia di Bari e abbiamo Bari e la Costa, e qui lo vedete, è la zona della provincia di Bari. Poi andiamo nella provincia della BAT e abbiamo Puglia Imperiale, e poi andiamo finalmente nella provincia di Foggia per capire come la Regione Puglia chiama questo territorio ormai da 20-30 anni, cioè lo fa da 20 sul web e da 30 sulla carta stampata. E viene chiamata Foggia e provincia, viene identificata all'interno del suo materiale informativo come Gargano e Daunia. Quindi noi oggi ci troviamo, forse per alcuni di voi per la prima volta, a capire che è importante non avere 1.000 brand in un'unica provincia, ma cercare di parlare la stessa lingua della Regione Puglia. Quindi questo che piaccia o non piaccia, e possiamo essere d'accordo o meno, ma c'è un dato di fatto: milioni di euro dalla Regione Puglia vengono praticamente spesi sul brand del Gargano e Daunia per identificare questa provincia,
È chiaro? Quindi non c'è solo il Gargano, non c'è solo la Daunia, non ci sono solo i Monti Dauni, ma c'è un'intera provincia, discutendo su quello che diceva prima il vicepresidente, che bisogna lavorare sui 61 comuni della provincia, che forse è ora di parlare anche di fare rete davvero. In questo caso siamo riusciti in qualche modo, abbiamo preso al balzo questo progetto e abbiamo utilizzato, abbiamo realizzato da ormai circa nel 2014 un sito internet e un'applicazione mobile che potete scaricare sui vostri cellulari, cercando di unire su questo modello tutto ciò che riguarda l'enogastronomia, quindi le aziende enogastronomiche, sicuramente alcuni dei ristoranti, sicuramente alcuni degli alberghi, ma soprattutto le guide turistiche, perché sono loro che in qualche modo possono aiutare un territorio a destagionalizzarlo, cioè nel senso che, come diceva credo il sindaco, anche la vicepresidente, cioè voi avete detto che qui si può venire 12 mesi all'anno, però per far venire qualcuno gli dobbiamo dire che cosa bisogna fare, e per dire che bisogna fare bisogna raccontarglielo da qualche parte. L'unico strumento in questo momento è il cellulare. Il cellulare è una protesi del corpo umano, è una protesi che nel centro-nord dell'Europa è ancora più utilizzato rispetto a noi, e fanno tutto dal cellulare. Quindi è importante, ed è assolutamente importante, non solo identificarsi, ma avere degli strumenti su cui lavorare e far lavorare le aziende. Abbiamo fatto delle attività, quello che voi vedete qui in questo caso è, abbiamo lavorato anche noi sulla sentieristica, quindi chiediamo alle guide turistiche di darci in pasto o dare in pasto a questo progetto quello che fanno, cioè tutto quello che fanno durante l'anno, perché è importante poterlo portare in giro. Questo è un manifesto che abbiamo lasciato in alcuni alberghi negli ultimi anni. Questi sono alcuni dei lavori che abbiamo fatto con alcuni soggetti economici che si trovano nel territorio. Abbiamo lavorato con Ferrovie del Gargano, come potete ben vedere qui, e in più abbiamo portato il brand anni fa al Motor Show, quando c'era ancora il Motor Show. Quindi abbiamo portato sostanzialmente il brand Gargano e Daunia insieme ad un brand molto conosciuto che è Ford Racing. Attenzione, questo l'abbiamo fatto noi da privati. Abbiamo fatto anche altre attività, quindi abbiamo portato anche in alcune aziende di noleggio di camper, oppure questa è l'azienda Turco dove abbiamo lasciato dei segnali. Perché vedete, il problema più grande è che non è soltanto interessante realizzare un brand o lavorare tutti su un brand, ma è importante entrare nel campo visivo del turista, perché deve capire ovunque va che c'è un brand. Voi siete stati, qualcuno di voi sarà sicuramente stato in Trentino, avete visto il Visit Trentino con la farfalla, quindi è uguale, cioè ovunque andiamo troviamo Visit Trentino con la farfalla, quindi è importante far capire a chi abita sul territorio e a chi viene sul territorio qual è un punto di riferimento da avere. Esiti del brand su questo progetto, allora, coinvolgimento gratuito delle associazioni di categoria, ci abbiamo provato e l'esito è stato negativo in questi anni. Abbiamo provato anche a coinvolgere, sempre gratuitamente, le associazioni pro luogo di tutto il territorio. Qual è stato l'esito? Negativo. Abbiamo addirittura provato a coinvolgere, diciamo, sempre la Regione Puglia, interamente Puglia Promozione, che a parte, diciamo, il patrocinio che ci ha dato sulla possibilità di poter mettere il logo, per il resto negativo. Poi in realtà abbiamo provato a coinvolgere il privato e finalmente con il privato siamo riusciti a lavorare e abbiamo cominciato a fare delle azioni importanti con il privato. Però questi sono progetti che vanno in una direzione, vanno con il pubblico privato, cioè non ci può essere solo il privato che lavora, ci deve essere il pubblico e il privato. Allora abbiamo fatto una cosa importante, adesso vi ho portato anche abbiamo pensato che per poter portare su... Cioè per poter portare su tutto quello che noi facciamo nel mondo, l'unico veicolo interessante è il prodotto enogastronomico. E quindi abbiamo chiesto alle aziende, qui vedete qualcosa come per esempio una bottiglia, questi sono 5 litri di olio con questo bollino, qui c'è un pacco di pasta, qui addirittura c'è una semola, uno dei migliori semolieri di Foggia, che fa semola per le migliori paste italiane, che ha anche lui inserito il brand all'interno dei 25 sacchi. E qui c'è l'appassionata di Troia che qualcuno conosce, qui ci sono la fattoria Giuntoli di Troia, fattorie piccole, quindi qui avete tutto. Però la cosa interessante è che qui abbiamo piccoli produttori, piccoli
come fattoria e addirittura grandi imprenditori come questo. La cosa interessante è che la cosa più quello che ci ha dato più soddisfazione è Rosso Gargano. Rosso Gargano all'interno di questo barattolo, di ogni barattolo, sono circa 90 milioni di barattoli, ha un QR code qui dove è possibile poter scaricare l'applicazione di Rosso Gargano e di arrivare direttamente sul brand di Gargano e Daunia, oltre che a quello che serve poi a livello nazionale. Quindi quando lei mi parlava di fare cose serie, cose pragmatiche, queste sono le cose pragmatiche. La domanda è, ci può riuscire un'azienda o un contratto di rete? Sì, ma ha bisogno comunque anche del pubblico, perché da solo non si va da nessuna parte. Infatti, questi sono i numeri che abbiamo prodotto negli ultimi anni e il brand in questo momento qui ha 135 milioni di pezzi tra vino, semola, pasta, produttori della provincia di Foggia che sono riusciti a portare e che stanno portando in questo momento qui questo brand fuori da questo territorio e all'interno anche. Il ruolo degli attori è semplicissimo, perché gli attori che si organizzano per creare una destinazione turistica li conosciamo, sono guide turistiche, gli albergatori, i ristoratori, produttori dell'agroalimentare e prologo APS, che devono accettare di condividere una innovazione di processi, cioè da domani si deve fare una cosa diversa, non possiamo continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma dobbiamo fare delle azioni diverse, perché altrimenti i risultati saranno quelli che abbiamo ottenuto fino ad oggi, fino ad ora. La consapevolezza è importante perché regioni, province, GAL, DUC, confederazioni datoriali e parchi sono fondamentali, devono lavorare tutti in un'unica direzione, perché altrimenti va a finire che ognuno tira fuori il proprio campanile e non funzionerà mai nulla neanche per i prossimi 3 secoli, ve lo garantisco. Quanto abbiamo investito privatamente in questi ultimi 10 anni? Privatamente sono stati investiti su questo progetto di Gargano e Daunia circa 500.000 di euro, ma in 10 anni. Okay? Quindi abbiamo fatto un investimento veramente ridicolo, ridicolo, perché sono 61 paesi, non siamo riusciti a fare quello che avremmo potuto fare, perché noi avevamo come punto di riferimento il Trentino. Ma il Trentino quest'anno sapete quando ha investito solo nella sua provincia? Voi lo sapete? Bilancio 2023? Sì. Sono praticamente, il Trentino ha investito solo per il 2023 34 milioni di euro. Il problema è che i soldi, quando vengono spezzettati, quindi San Giovanni fa un lavoro, Vieste ne fa un altro, Peschici ne fa un altro, Bovino ne fa un altro, non funziona nulla, ve lo garantisco, non riusciremo mai a uscire fuori dal pantano, serve solo ad accontentare qualcuno, mentre invece se le attività si vengono utilizzate e vengono messe in rete, è possibile con un osservatorio poter utilizzare quel denaro e utilizzarlo per avere la famosa destagionalizzazione. L'ultima domanda è questa, pensate che stiamo parlando di qualcosa di nuovo? No, noi abbiamo solo applicato quello che da tempo si vorrebbe fare, cioè mettere seriamente in rete un territorio parlando non soltanto con il privato ma anche con il pubblico. Grazie. Ringraziamo Enzo Dota, delegato nazionale di Assoreti PMI per il marketing, il quale ha relazionato su un argomento importante, come dicevamo, che è il brand, il ruolo del prodotto tipico locale. Questo è stato anche un intervento mirato anche a fare una riflessione un po' più ampia, guardando anche a altre realtà vincenti su questo argomento, su questo comparto, e che comunque potrebbero essere da modelli, però c'è bisogno di anche molto interesse e stimolo anche da parte del pubblico, oltre che dai privati. Allora, adesso andiamo avanti, è il momento di passare la parola al prossimo relatore, lui, eccolo qua, è Pasquale Cataneo, rappresenta la Compsal, ci parlerà della ciclovia adriatica, aeroporto Gino Lisa, rete ferroviaria e l'idrogeno verde, degli argomenti molto importanti e sicuramente sarà anche un po' difficile, immagino, riuscire a relazionare questi argomenti in maniera un po' sintetica, però sicuramente
Cataneo avrà tutta la sua sinteticità, no? Come si dice, e professionalità nel esporre questi argomenti che sono importantissimi. Basti pensare al Gino Lisa, che fino a qualche tempo fa, anno fa massimo, sembrava un miracolo. Oggi può essere che è una realtà che può funzionare, però lasciamo l'intervento a Giovanni, a Pasquale Cataneo. Sì, grazie, buonasera a tutti. Il ringraziamento va sicuramente a chi mi ha presentato, ma ancora di più a Maria Gioia Sforza, che io ho conosciuto duellando, e non è la parola in la giusta, perché sappiamo che nessuno ci verrà a rappresentare se non facciamo noi. E a livello parlamentare vi erano delle diatribe che vedevano il Mezzogiorno e la Capitanata in modo particolare un po' dietro. Cercherò di rappresentarlo questo, perché quello che diceva, sì, sicuramente il sindaco, io condivido la sua impostazione, il suo intervento, così come anche la disponibilità già provata da parte della vicepresidente su altri ambiti, la legalità, io aggiungo la cultura, sono elementi essenziali, lo vedremo nella presentazione, perché io ritengo che oggi più di ieri avere i tempi per potersi muovere in un'economia globale insieme col brand, quindi quello che diceva Enzo Dota è preciso, va promosso e utilizzando il digitale, vi dirò anche perché. Ovviamente ciclovia, stiamo parlando di turismo lento ed è un turismo che dietro ha muove una massa di PIL, di risorse economiche rilevantissime. Noi nell'ambito della ciclovia adriatica stavamo, diciamo, sfuggendo a questa logica perché non ci avevano inclusi. E badate bene, qualcuno richiamava con dovizia, credo il professore dell'Università di Foggia, la rete dei tratturi era una rete di cammini che muoveva l'economia, e questa provincia ha mosso l'economia per quasi 4 secoli e mezzo con la transumanza. Quindi vuol dire che la mobilità, quindi sistemi di trasporto, quindi le reti sono essenziali, a queste si è aggiunta la rete digitale, e quindi di conseguenza avere l'inclusione in una rete, e con Maria Gioia ho avuto modo di illustrarle che proprio qualche giorno fa è stato anche definito un percorso con il quale due aziende parteciperanno alla progettazione della ciclovia nella parte che ci riguarderà, con due diversi percorsi, uno che scende da Chieuti passando sotto le pendici del Gargano e si ricollega su Margherita, e l'altra invece che riguarderà il periplo intero del Gargano. Vi ho già detto che questo è un elemento che porta mobilità, ed è una mobilità non secondaria. Ciclovia, c'è l'articolo, sono 352 chilometri, l'appalto in questione vale 735.000 euro ed è finanziato dal PNR, poi vi farò una battuta su questa opportunità che va non sfruttata, va investita al meglio. E purtroppo su questo, ancora una volta, il territorio deve avere la capacità di muoversi in una logica sinergica, aggiungo io, con la visione progettuale. E le indicazioni che dava il sindaco prima sono esatte, cioè il politico non si può muovere secondo la sua visione, ma deve avere una prospettiva strategica che si basa sui dati, perché i dati non sono né di destra e né di sinistra, ma consentono un'elaborazione con la quale l'investimento va fatto per fare altre due cose. La prima, far crescere socio-economicamente questo territorio che ha i PIL tra i più bassi, e aggiungo io arrestare, anzi invertire il trend negativo dell'emigrazione dei nostri giovani. Se non si fa questo, noi siamo destinati, lo siamo già come Italia, ma ancora di più in questo territorio, dove l'abbattimento demografico è tra i tassi più alti. Strada, scorrimento veloce, farò solo delle considerazioni su questo. Elemento essenziale, perché la rete che si va a chiudere con la capacità di rendere più accessibile il territorio, è evidente che migliora l'accessibilità e la coesione territoriale. Il primo pezzo, quello che va da Vico verso Fieste, è già partito, è stato pubblicato sia sulla Gazzetta Ufficiale che su quella italiana, il progetto che ha avuto
da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici l'approvazione con qualche prescrizione. L'ANAS ci ha lavorato benissimo, ha fatto anche un percorso utile di dibattito pubblico e su questa prima fase ovviamente problemi non ce ne sono. Il valore sarà di circa 500 milioni di investimento. Aggiungo io, questo migliorerà l'accessibilità ai centri abitati e alle aree turistiche, lavorando sia sull'accessibilità dei turisti, ma ancora di più per rendere la vita dei cittadini residenti più agevole. E perché questo noi lo dobbiamo comprendere. Lo spopolamento è derivante anche dal fatto che se io non ho i servizi adeguati, la gente ovviamente cercherà di trovarsi in altri contesti. Incrementa la sicurezza stradale, riduce l'inquinamento e il rumore allontanando parte del traffico dalle zone costiere e contrasta, come dicevo, lo spopolamento. In questo c'è un altro passaggio che Dota rappresentava, cioè la visione sistemica. Cioè noi dobbiamo comprendere che se non siamo in un sistema è evidente che ci fanno fuori, nel senso che ci tagliamo fuori da soli da un contesto di sviluppo. E il traffico appunto guarda sia la questione legata al turismo ma anche quello del traffico pesante. Aggiungo io poi il miglioramento e l'accelerazione dei collegamenti con i presidi sanitari. Oltre al turismo, voi a San Giovanni Rotondo avete la ricchezza dell'ospedale Casa Sollievo, che è l'unico o tra i pochi che ha mobilità attiva, cioè attira da fuori gente che si viene a curare qui. E se mi permettete, se io sono agevolato nel collegamento, io con più facilità cercherò poi di avere una risposta sanitaria, e lo sappiamo che molti di noi invece vanno al nord a curarsi. Quindi avere anche questo miglioramento è l'evento essenziale, anche perché il nodo ferroviario per esempio di Foggia è l'unico nodo sulla dorsale adriatica che è crocevia di ben due corridoi della rete TEN-T, sia quello scandinavo-mediterraneo che l'altro che viene dal Baltico-Adriatico. E quindi metà febbraio è stato espresso sulla strada a scorrimento veloce, poi magari se c'è in collegamento il dirigente dell'ANAS sarà in grado di spiegare meglio altre cose. Quindi il parere favorevole del Consiglio Superiore, la Regione Puglia ha espresso anche il voto favorevole sulle prescrizioni fatte dal Consiglio Superiore. E a fine marzo è stato, come vi dicevo, pubblicato il bando sulla Gazzetta e su quella italiana, per arrivare probabilmente entro la fine dell'anno all'aggiudicazione. Risulta essere più complessa anche dal punto di vista ambientale l'altra parte, cioè quella che è da Vieste, viene verso Mattinata, sul quale ovviamente però bisogna lavorarci, trovare dei momenti di sintesi e facendo convergere gli interessi. Noi non dobbiamo dimenticare che l'ambiente è certamente essenziale perché viviamo in un contesto che è il creato, ma non ci dobbiamo dimenticare che anche su quello io ebbi modo di proporre nel dibattito pubblico, ad esempio nelle aree relitte, di poter individuare delle postazioni, soprattutto nella parte dove c'è un percorso più impervio, le piazzole di sosta delle eliambulanze. Perché uno dei problemi che ha il Gargano, che ha delle località, grazie a Dio, perché è anche un fatto dal punto di vista naturalistico buono, di essere poco accessibili. Allora se le aree relitte si preparano con poco ad essere anche piazzole per le ambulanze, vuol dire che noi miglioriamo a costi bassi la capacità di dare risposta laddove dovesse succedere anche un incidente. Siam, e cioè c'è un'integrazione sistemica del trasporto collettivo nell'ottica della sostenibilità sia economica che ambientale? Gli operatori come Trenitalia offrono soluzioni di viaggio combinate tra treni e bus anche in Puglia? Ebbene, questo deve essere una visione che anche in ambito provinciale noi possiamo raccogliere, quindi ha fatto benissimo la vicepresidente a sottolinearlo. Perché? È perché Trenitalia adesso avrà anche un competitor sulle lunghe distanze con il trasporto aereo, che aprirà altre questioni che vi dirò, e ha la condizione di avere una rete di collegamenti dove per esempio fino a San Giovanni può arrivare, così come lo fa già su Vieste, con i link, cioè dei bus che fanno l'integrazione treno-bus nell'ambito anche delle fasce orarie. Questa integrazione sta andando ad esempio
con la novità dell'aeroporto Gino Lisa. L'aeroporto Gino Lisa non è di Foggia e non è neanche solo della Capitanata o della Daunia e del Gargano, è di un ambito più ampio, perché la Basilicata, la provincia di Potenza e Matera non hanno aeroporti. Matera gravita naturalmente su Bari, ma Potenza, soprattutto nella fascia del Vulture Melfese, gravita su Foggia. La parte dell'Irpinia nella stessa identica misura. Campobasso, c'era nell'incontro che si è svolto ieri, badate bene, in ambito provincia di Foggia, ebbene, effettivamente noi siamo arrivati ad avere questa opportunità, abbiamo dovuto pugnare, come bene diceva Luigi nella sua introduzione, siamo arrivati quindi ad avere la funzionalità dell'aeroporto. La compagnia Aeroporti di Puglia stanno lavorando bene, perché in una fase di start-up ci vogliono dei passi misurati. Ebbene, noi stiamo arrivando quindi ad avere un altro elemento essenziale per contribuire a integrare e rendere più attrattivi i settori esistenti del turismo religioso e di diporto. Aggiungo, il turismo religioso deve fare un'offerta complessiva, perché c'è San Giovanni, ma c'è anche Monte Sant'Angelo. Quindi se si arriva nella settorializzazione del turismo, con la logica del brand che diceva bene Enzo Dota prima, noi siamo in grado di poter offrire, e vi farò vedere altre due cose, che oltre al giubileo del 25, cioè un'altra cosa che è ancora più breve, scadenza, aprire altri ambiti di business come la convegnistica a San Giovanni Rotondo. Voi avete delle peculiarità in termini di offerta di posti che, con l'aeroporto che garantisce un lasso di tempo più breve per l'incoming, per poter venire e per poter andare via, è evidente che si apre uno scenario. E nella convegnistica, se si fa quel ragionamento che diceva bene anche Dota del brand, dell'enogastronomia, magari i medici fanno il convegno, ma le mogli dei medici vanno in giro. Quindi bisogna anche sapere che noi apriamo con il trasporto uno scenario che apre, dica. Sì, finisco voi, perché mi fa piacere l'interattività. Quindi Aeroporti di Puglia e Lumi si hanno lanciato in questi giorni il primo collegamento internazionale dallo scalo con il volo da e per Mostar. Si introduce una visione in un circuito, veniva richiamato prima i buyer, cioè non si preparano dall'oggi al domani queste cose, ma se si introduce che l'aeroporto di Foggia entra nel circuito dei voli religiosi, è evidente che questo può aprire, nella logica anche del giubileo, prospettive che riguardano ovviamente San Giovanni Rotondo e non solo. Quindi trasporto aereo dovrà riguardare anche a questo settore, sia per le destinazioni nazionali. Io non mi dimentico che Padre Pio è mondiale, quindi però se in Sicilia ci mettono un giorno per arrivare col bus qua e invece da domani da Catania ci possono arrivare in un'ora, è evidente che questo può aprire i voli charter e aprire ad un percorso di maggiore connotazione positiva. Mobilità, scenario del turismo, anno 2023 turismo di ritorno, cioè ci sono oltre 70 milioni di italiani o di origine italiana all'estero. Da quest'anno e per 5 anni, o lo chiamano turismo di ritorno o si chiama turismo delle radici, c'è una promozione internazionale nelle camere di commercio che promuove l'incoming in Italia. È evidente che quindi avere internazionalizzazione, il giubileo è Orizzonte 25, bisogna lavorarci da oggi, ma già c'è un altro percorso dove 70 milioni di connazionali, seconda, terza e quarta generazione che vivono all'estero, hanno la voglia di venire in Italia, perché ancora una volta abbiamo il brand. Abbiamo le radici, abbiamo i limoni. Certo, per turismo. Il prossimo giubileo, quindi non ci ritorno, non ci eravamo sentiti col sindaco. Quindi la via giusta. Vola da Foggia, le 4 destinazioni, Milano, Torino, Verona e Catania. A Milano si sta diversificando tra Linate e Malpensa. E c'è anche la campagna di promozione messa in campo dalla Camera di Commercio.
che è una cosa innovativa, perché prima, e diciamolo, ogni campanile pensa ancora a casa sua. Non è così. Nell'economia globale ci dobbiamo mettere assieme, in particolar modo in capitanata, e noi abbiamo pensato, questa è una proposta operativa che sarà poi analizzata anche in provincia, ma c'è una delibera, la numero 11 del 2018, che queste cose ce le ha scritte, così come anche il sistema con la stazione ad alta velocità, questa, dove il finanziamento già c'ha, i treni che vanno sull'alta velocità non potranno bypassare Foggia, e questa stazione è a 3 km dall'aeroporto. È evidente che noi stiamo cercando di dare quella visione sistemica con le infrastrutture che già ci sono, e devo dire, grazie a questo, Maria Gioia, ho avuto il piacere di conoscerla, e vi posso garantire che è una forza della natura, soprattutto quando deve pugnare con i senatori e gli onorevoli che, diciamo, hanno qualche problema di interlocuzione, mettiamola così. Fare squadra per altre necessità. Alcuni esempi. Strada stradale 89 Garganica. Lavori di razionalizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo e realizzare l'asta di collegamento da San Giovanni al capoluogo Dauno. Quello è il codice CUP del unico di progetto. Questa risorsa è disponibile da oltre 7 anni, ma non c'è ancora il cantiere. Cosa voglio dire con questo? Io non do le croci a nessuno, ma quando queste cose si realizzano, vuol dire che io miglioro la viabilità per arrivare a San Giovanni Rotondo, miglioro la qualità dell'infrastruttura, abbasso il rischio. È evidente che dobbiamo muoverci tutti, anche chi, come in questo caso, ha la responsabilità di farlo, perché lo sviluppo del territorio dipende anche dalle infrastrutture di trasporto, così come la viabilità a servizio del distretto turistico. E aggiungo io, ad esempio, la strada statale 16 tangenziale di Foggia, con la riapertura dell'aeroporto, la strada, la tangenziale, è sullo stesso piano della pista. Allora, a Forlì hanno realizzato un sottopasso stradale. Questo migliora la condizione di sicurezza stradale e aerea, aggiungo io, dà anche prospettive di sviluppo futuro all'aeroporto. E quindi, siccome questa cosa qui, come dicevo, sta in atti parlamentari, sì, con tanto di segnalazione, arrivo e finisco, idrogeno è l'ultimo capitolo, tecnologia nuova dove c'è il vettore dell'energia, l'idrogeno quello buono e l'idrogeno verde, fatto utilizzando l'energia elettrica da fonti rinnovabili, e noi in Capitanata di fonti rinnovabili, sia per il versante eolico, sia per quello fotovoltaico ce l'abbiamo, e quindi in questo percorso la Regione Puglia pregevolmente sta andando avanti, ha approvato uno schema di bando e sta facendo anche bandi per arrivare a trasformare ad esempio le aree industriali dismesse in luoghi di produzione dell'idrogeno verde, una ci sarà, se non ricordo male, a Cerignola, quella più vicina, e questo permetterà la decarbonizzazione, quindi verso la cosiddetta transizione ecologica. In ultima battuta, per quanto espresso, noi riteniamo l'iniziativa odierna utile, e come sindacato FastConsal di Puglia e Basilicata, che non fa solo contrattazione sindacale, ma fa promozione dello sviluppo economico e sociale di un territorio, perché in questa maniera, se si sviluppa il territorio, ci sarà bisogno di lavoro, e se c'è il lavoro ci sono i lavoratori, il sindacato cresce così come tutti gli altri. Grazie per l'attenzione, quindi io noi confermo la collaborazione. Grazie per l'intervento a Pasquale Cataneo, e voleva intervenire per un piccolo intervento di qualche secondo. Enzo Dotta, prego Enzo. Sindaco, approfitto di quello che ha detto Cataneo, il discorso dell'ospedale, e quindi della possibilità da parte di chi arriva in questo territorio e che quindi ha la possibilità di conoscere solo la parte ospedaliera. Giusto delle tre iniziative da poter fare. Allora, la prima è: le mura degli ospedali andrebbero, secondo me, in qualche modo adornate di quadri
con tutto ciò che riguarda la parte del nostro territorio, quindi anche la parte storica di San Giovanni Rotondo o la parte ambientale, con un segno del brand, perché fa anche da effetto placebo per gli ammalati che ci sono, perché guardare un'immagine positiva del territorio che poi si rifà al territorio significa anche dargli un messaggio positivo, qualcosa in cui lui può capire che una volta guarito può andare a vedere quei posti. Tenete presente che questo tipo di attività è stato fatto a Foggia, ma i quadri che io ho visto in alcuni reparti erano, senza polemica lo dico, erano tutti quanti raffiguranti dei paesaggi del Salento, come se noi non avessimo nulla. Lo dico giusto per una questione di correttezza. Esatto. Ci sono senologie. Ah, qui. Però sai che qual è la verità? È che bisogna farlo su tutto l'ospedale. Ovunque devono esserci queste immagini. La stessa cosa va fatta sulle spiagge. Questo vicepresidente della provincia. Vicepresidente della provincia. Chiedo scusa. No, era giusto. Giusto una cosa. Le spiagge. Le spiagge che di Vieste, visto che abbiamo il nostro Nobiletti che è di Vieste, dovrebbero, anche lì ci dovrebbero essere dei segni distintivi, perché bisogna capitalizzare i 5 milioni di turisti che arrivano e bisogna dirgli quello che si può fare all'interno del territorio d'inverno. 5 milioni di turisti che non sono mai stati capitalizzati in ultimi 20 anni dall'arrivo di internet, che sono circa 110 milioni di contatti. E un'altra cosa, Sindaco, e chiudo, la pubblicità e la comunicazione in questo momento qui si fa su Milano, Torino e Verona, non si fa nel territorio, perché se vogliamo fare incoming è lì che dobbiamo andare. Grazie. Grazie a Enzo Dota. Perché è previsto dall'ANES un intervento che bypassa la città a sud, anche a sud della circonvallazione, in modo tale che chi deve andare in ospedale o uscire o transitare per San Giovanni e andare in altri posti, per la città non ci passa proprio. Se poi deve fare un servizio in città, chiaramente verrà in città. E la terza corsia, abbiamo fatto l'incontro con la commissione che ha valutato il progetto predisposto dall'ANAS, abbiamo fatto qualche mese fa. Purtroppo il progetto presentato dai tecnici dell'ANAS, a giudizio di questa commissione, presentava molte, un'altra parola che odio, criticità, no? Questa è un'altra parola che odio, presentava alcune criticità e quindi hanno invitato i progettisti a rivedere quella parte e questo chiaramente allungherà un po' i tempi. Fortunatamente, questo ha già, come dire, allungato un po' i tempi e la cosa, se vogliamo, positiva è che il commissario straordinario che si occupa di questa cosa ha l'obbligo di spendere quei soldi, quindi li dobbiamo spendere, li devono spendere. Fortunatamente i progetti hanno fatto l'ANAS, per cui se c'è qualcosa di sbagliato, hanno sbagliato loro, una volta possiamo dire che hanno sbagliato loro. Quindi è in programmazione la terza corsia, questo in qualche modo favorisce il defluire del traffico e in ogni caso aumenta, nell'ottica che diceva lei, dottor Cataneo, aumenta in quell'ottica la possibilità di fruire di servizi e anche di una maggiore appetibilità dal punto di vista della comunicazione vera e propria fisica del nostro territorio. Non so se hai qualche altra cosa. Io ci sono stata lunedì all'ANAS a Bari e mi hanno detto che il progetto rivisto è pronto per partire, loro confidano del fatto che, avendo risolto le criticità evidenziate, passerà, e quindi per l'autunno si spera che questo progetto venga messo nella lista dei progetti da mettere a finanziamento. I fondi non ci sono delegati su quel progetto, però diceva Marzi, il commissario, che confidano proprio nel fatto che nel momento in cui viene approvato, e loro se lo augurano entro quest'autunno, vada nella lista, e quindi nel momento che va nella lista è tra quelli che devono essere finanziati. E lì poi c'è la tranquillità. Sì, ce la dobbiamo giocare facendo premere a Roma per il finanziamento.
Adesso andiamo avanti, atteniamoci all'argomento in discussione. È il momento dell'architetto Angelo Ceddia, rappresentante di Italia Nostra, sezione Gargano, qui per la presentazione del progetto della terza macroarea del Gargano. Angelo Ceddia è abbastanza non nuovo per i nostri telespettatori di TV Gargano, è venuto già ospite nella nostra trasmissione la Domenica del Gargano proprio per parlare di turismo. Ha presentato da noi lo scorso anno il suo piano strategico del turismo Gargano 18, è ritornato insieme ad altri ospiti tra cui Giovanni Russo, che tra poco interverrà, e Sascha De Giovanni, anche lui tra poco interverrà in questo convegno. Siamo alle battute finali, insomma, insieme a loro sono già stati ospiti della nostra trasmissione per lanciare lo scorso febbraio un grido di allarme, quello di un territorio che sul turismo è ancora sordo. Noi non siamo ipocriti, siamo realisti, e se l'osservatorio è nato, sta nascendo proprio per cercare di dare uno scossone e dare un'ultima chance alle istituzioni, perché come è il caso di dire, se ci sono, di battere un colpo. E le istituzioni al momento stanno dando un parere positivo, l'osservatorio so che continuerà e sarà attivo per i prossimi mesi, poi man mano l'architetto ci relazionerà. Lascio la parola ad Angelo Ceddia. Allora, faccio prima un saluto a tutti quanti, faccio prima una premessa. Allora, oggi il Gargano e l'intera capitanata della provincia di Foggia possiede una marcia in più, l'aeroporto di Gino Lisa, che fa sì che la visione turistica del Gargano deve cambiare, non può essere più ridotta soltanto alla stagione estiva, ma bensì bisogna destagionalizzare 365 giorni all'anno. Ed è per questo motivo che ho redatto il piano del turismo che adesso passo ad illustrarvi. L'istituzione della terza macroarea dell'Unione dei Cinque Comuni ai fini della destagionalizzazione del turismo del Gargano, rappresentata dai comuni di Rignano Garganico, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo e Manfredonia, non toglie niente alla programmazione attuale e futura di ogni comune. Sono qui per lanciare la terza macroarea pilota dei comuni della cultura e dello spirito, vista la scelta della location del convegno nel comune di San Giovanni Rotondo. Questa terza macroarea fa parte di un progetto ben più ampio della stessa, appunto il piano strategico del turismo ecosostenibile Gargano 18. Il numero 18 rappresenta i comuni che fanno parte del Gargano e comprende altre tre macroaree, che sono la prima macroarea dei comuni dei due laghi, rappresentata dai comuni di Lesina, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella e comuni confinanti San Nicandro Garganico, Apricena e Serra Capriola. Seconda macroarea dei comuni della costa, rappresentata dai comuni di Rodi Garganico, Vico del Gargano, Peschici, Vieste e Mattinata. Quarta macroarea dell'area marina protetta delle Isole Trinity. Questo piano ruota intorno a tre grandi comuni: San Giovanni Rotondo, capitale del turismo religioso, Monte Sant'Angelo, capitale mondiale del culto micaelico, Vieste e Vieste, capitale del turismo balneare. Capite bene che ben due su tre comuni sono presenti in questa terza macroarea. Lo stesso discorso che farò adesso è valido anche per le tre macroarie. Ho preparato anche un video che mette in rete tutti gli attrattori turistici dei 18 comuni del Gargano e magari, se avanza tempo al convegno di oggi, lo vedrete. Una cosa importante di questo piano è che è un piano aperto, con aggiornamento continuo. Questo che significa? Che come viene creato un attrattore turistico, viene immediatamente inserito nella terza macroarea, magari realizzando un'applicazione sul cellulare dove il turista immediatamente viene a conoscenza del nuovo attrattore turistico da visitare. Oltre agli attrattori turistici dobbiamo creare gli attuatori, cioè quello che noi riusciamo ad organizzare per destagionalizzare durante tutti i periodi dell'anno in questa terza macroarea, e mi riferisco all'organizzazione di grandi eventi, concerti, teatro, turismo sportivo, enogastronomia e sagre paesane, con un unico cartellone annuo dei cinque comuni
che non devono sovrapporsi tra di loro, per esempio con un evento settimanale di una certa importanza, in un comune diverso di questa terza macroarea, perché spesso ci sono 5 comuni e diciamo in una stessa sera ci sono magari 5 cantanti. Dove vado? A San Giovanni? Dove vado? A Monte? Allora uno una sera a un comune, la sera dopo un altro comune e così via. Adesso mi servirebbe il computer. Presento il piano strategico del turismo ecosostenibile Gargano 18, appunto la terza macroarea pilota dei comuni della cultura e dello spirito Rignano Garganica, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, Manfredonia. Allora, una cosa che notate è l'aggiornamento. Questo è aggiornato al 21 di oggi, 2023. Magari mi è sfuggito qualcosa, però speriamo di no. Allora, questo è tutto, diciamo, il Gargano del piano strategico 18 comuni. Allora, gli attrattori turistici e cammini devono generare economia per creare nuovi posti di lavoro, soprattutto per le future generazioni. La messa in rete di musei, basiliche e siti archeologici sarebbe quanto mai opportuna per promuovere una crescita culturale capace di determinare un'inversione di tendenza nella difficile gestione dei beni culturali, di cui è ricco tutto il Gargano. Bene, per la fruizione si può ipotizzare anche un biglietto unico da proporre al visitatore, così come accade in altre regioni. In questo piano strategico vengono messi in rete i beni culturali con la fruizione degli stessi per un turismo sostenibile che vanta come obiettivo la destagionalizzazione attraverso azioni mirate sul mercato nazionale ed estero B2B e B2C. Allora, la descrizione delle azioni del piano sono queste. Gli attrattori turistici e cammini. Sito seriale UNESCO della Celeste Basilica di San Michele Arcangelo. Sito seriale UNESCO delle Faggete Vetuste della Foresta Umbra. Destagionalizzazione dell'offerta turistica del Gargano, turismo croceristico e rete dei siti UNESCO regionali ed europei. Appunto, io ho messo in rete sia i siti della regione Puglia con Matera, perché Matera è comunque vicinissimo a Bari ed è stata la capitale della cultura europea. Allora, qui praticamente la Foresta Umbra è l'altro sito UNESCO, perché il Gargano si fregge ben 4 siti UNESCO. Allora, gli attrattori turistici e cammini sono culturali, quindi patrimonio religioso, chiesa, monasteri, conventi, ambientali, isole Tremiti, riserve forestali, foresta Umbra, Oasi Lago Salso, architettonici, sistema delle torri costiere e sistema delle masserie, archeologici, gestione ed apertura dei siti archeologici, apertura storici, apertura dei musei storici presenti nei comuni del parco, sistema portuale, Manfredonia, Vieste, Peschici, Rodi, Garganico, Isole Tremiti. Enogastronomia, fiere dedicata all'enogastronomia a tema e sagre paesane nei paesi del Gargano tutto l'anno. Commercio e realizzazione prodotti artigianali dei luoghi, apertura negozi nei centri storici con commercio di prodotti tipici, artigianali e gastronomici. Allora, si vuole mettere in rete tutti gli attrattori turistici collegandoli fra loro con i cammini che hanno come punto di arrivo il sito seriale UNESCO della Celeste Basilica di San Michele Arcangelo, situato lungo la linea dell'Angelo che va dal sito micaelico dell'Illanda fino al Sinai, in Terra Santa, e la via sacra Longobardorum, via Frangigena o via Micaelica, che il sottoscritto definisce l'autostrada della mobilità lenta del Gargano, che si collega in direzione nord con l'Europa e in direzione sud con la Terra Santa, attraverso l'itinerario europeo via Frangigena e via Micaelica dei cammini, che per certi tratti coincidono trovandosi quasi al centro della linea dell'Angelo. Per destagionalizzare l'offerta turistica del Gargano in tutte e quattro le stagioni si è scelto di suddividere il Gargano in 4 macroaree per offrire un pacchetto turistico di almeno una settimana sul Gargano. Il sistema portuale rappresenta un punto di forza importante, sviluppando anche il segmento della nautica charter. Per il turismo sostenibile nell'area del Gargano saranno coinvolti attori di turismo sia ricettivo che della ristorazione, rispondenti a tipicità del territorio e che successivamente adotteranno i requisiti della Carta Europea del Turismo Sostenibile. Questa proposta di progetto è perfettamente in linea con il piano strategico del turismo della Regione Puglia. Vogliamo partire con una macro area molto importante ed attrattiva, non solo per il magnete dei patrimoni UNESCO, ma anche perché in questa macroarea il turismo può essere destagionalizzato
in quanto il sistema ricettivo e ristorativo è aperto tutto l'anno. Allora, gli attrattori turistici appunto dei cinque comuni, Rignano, Carganico, San Marco, San Giovanni Rotondo, Manfredonia, Monte Sant'Angelo. Allora, le macroaree hanno come caratteristica di unire i comuni per destagionalizzare l'offerta turistica del Gargano tramite gli attrattori turistici e cammini in rete. A capo di ogni macroarea deve essere designato un presidente che potrebbe essere a turno ogni sindaco appartenente ad essa, con un consiglio intercomunale che si riunisce in una sede di unione dei comuni per poter pianificare la strategia del turismo su Gargano 365 giorni all'anno e quindi interfacciarsi con le altre macroaree che compongono il Gargano attraverso iniziative che non devono sovrapporsi tra di loro, in una logica appunto del piano strategico del turismo ecosostenibile Gargano 18. Allora, ho diviso il Gargano in quattro macroaree, quello che ho detto bene prima. Architetto, giusto per le conclusioni. Aspetta. Per le conclusioni, prego. Una cosa importante, prego. Allora vi faccio vedere delle slide. Vabbè, questa macroarea del progetto pilota costituisce l'epicentro e il magnete per i flussi turistici, vicino al raccordo autostradale di facile accesso dalla foggia Manfredonia, e per i turisti abbiamo un binomio unico sul Gargano, mare e montagna. Allora vi faccio vedere perché la macroarea pilota. Questa macroarea rappresenta un unicum di morfologia, di paesaggio, di reti, ma si pregia anche per i siti UNESCO e ancora più caratterizzata da una massima fruizione dei siti culturali e beni ambientali. Non da meno e meglio ancora più importante per il progetto pilota è la caratterizzazione di cittadine che sono vive, i cui servizi non sono stagionali, che consentono di creare la strategia di destagionalizzazione. Vedi San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, Manfredonia. I turismi della macroarea pilota sono turismo scolastico, culturale, religioso, gastronomico, ambientale, sportivo e archeologico. Chiaramente si può fare un pacchetto per una settimana. Allora, le città, beh, le ho spiegate prima, vado veloce. Rignano Gargano, vi faccio vedere più o meno quali sono gli attrattori turistici da visitare. Quindi il centro storico, la Chiesa Madre di Cristo. Per esempio si potrebbe riprendere il turismo sportivo del deltaplano e parapendio che una volta c'era. Per esempio Vivente, questo è aggiornato, è inaugurato il 9 luglio il Museo della Grotta Paglicci. 9 luglio 2021, appunto il Museo di Grotta Paglicci, che vi invito a visitare. Bene, queste sono le principali attrattive che fanno parte del piano strategico del turismo elaborato dall'architetto Angelo Cebbia, il quale il suo impegno per il territorio, per il turismo, che poi, come abbiamo detto prima, è strettamente collegato anche al futuro di questa terra e di tante persone che comunque gravitano attorno al settore turistico, essendo industria ormai il turismo, e sulla quale comunque bisogna poi investire sicuramente fondi, tempo, progettualità future. Architetto, vuoi concludere? Ho quasi finito. Allora, questo per esempio è il sentiero che è stato appena inaugurato ed è stato inserito. San Marco in Lamis, per esempio, la segnaletica, no? Benvenuti a San Marco in Lamis, comune della terza macroarea e del Parco Nazionale del Gargano e dei due conventi. Per esempio la palude, il convento di San Matteo. Bene, ho quasi finito, Sì. Un attimo. Allora, ti faccio vedere una cosa. Per esempio, sì, si potrebbe aprire un museo a San Marco delle Fracchie, il vivaio forestale, il museo dei dinosauri, la grotta di Montenero. Per esempio, è stato appena inaugurato il sentiero Dolina Cento Pozzi, che collega Rignano con San Marco, il sentiero dei due conventi, è appena inserito. E poi c'è San Giovanni Rotondo, con tutte le, diciamo, i suoi attrattori culturali. Il piano che l'architetto ha redatto comunque è un piano, che hai chiamato Piano Strategico del Turismo Ecosostenibile Gargano 18, che si basa sulle attrattive che i nostri comuni hanno. L'architetto non ha inventato nulla di nuovo, ma ha messo insieme in maniera sinergica e strategica quello che il nostro territorio ci offre, da un punto di vista naturalistico, da un punto di vista tradizionale, da un punto di vista religioso, da un punto di vista comunque anche attrattivo per chi vuole venire sul Gargano, ma anche per far conoscere il nostro territorio a chi ci abita nel Gargano come noi cittadini.
Un ringraziamento all'architetto Angelo Ceddia per essere intervenuto. Prego Angelo, puoi tornare volevo qui. Volevo soltanto dire una cosa. Posso pure venire adesso. Allora, volevo dire questo. Tanto ho spiegato. Sì, vieni. Mi spiego un attimo. Prego. Nel frattempo si può preparare l'altro intervenente. Allora, volevo soltanto dire che sì. La sede di questa terza macroarea, secondo me, dovrebbe essere San Giovanni Rotondo. Quindi ci vorrebbe un locale che potrebbe poi fungere anche da InfoPoint. E tutte queste quattro macroaree alla fine ci devono essere quattro presidenti che faranno capo a questo punto alla provincia di Foggia. Praticamente se la provincia di Foggia è d'accordo. Allora ci vorrebbe la prima cosa per iniziare a operare, sì, un ufficio e una sede a San Giovanni Rotondo. Quindi l'architetto sta dicendo se c'è la possibilità da parte degli enti pubblici ma anche del comune di San Giovanni Rotondo, spiace che il sindaco sia andato via, non so se è ancora qui, comunque poi sicuramente arriverà la proposta, che è quella di dare la possibilità a questo osservatorio di avere una sede fisica all'interno del comune per poter lavorare e anche collaborare non solo con il comune di San Giovanni Rotondo ma con i comuni del nostro territorio in sinergia con la provincia. Sicuramente sarà un invito, credo, che verrà accolto da parte del primo cittadino, il quale ha mostrato la sua sensibilità al tema, anche perché registro, e questo con una piccola nota dolente, che è l'unico sindaco che ha partecipato a questa iniziativa, perché Gargano è formato da 18 comuni. Bene, mancano qui all'appello 17 sindaci, quindi i sindaci del Gargano dispiace aver registrato ancora una volta il loro disinteresse su avere un territorio garganico unito, e questo dispiace. Bene, adesso interviene in videocollegamento Giovanni Magarò per l'ANAS SPA Gruppo FS per intervenire sul tema della rete viaria nazionale del Gargano e gli interventi commissariati. Nuovo collegamento Vico, Vieste e Mattinata. Diamo il benvenuto, non so se lo vedo perché non ho nemmeno ritorno video né audio, quindi vado così a braccio, come si suol dire. Voi lo vedete? Io non lo vedo. Lo vedete? Benissimo. Giovanni Magarò è qui in collegamento, attendiamo di ascoltare l'audio. Noi possiamo solo ascoltare l'audio perché da questa parte non riusciamo a vederlo in schermo. Benissimo, allora io porto i saluti all'ingegner Marzi, che è il commissario straordinario per una serie di opere in Puglia e in Molise, e quindi ha delegato me ad intervenire, quindi vi aggiornerò su una serie di interventi che riguardano il territorio e che sicuramente possono favorire questo sistema turistico, culturale, di accessibilità al territorio del Gargano. Naturalmente ci sono una difficoltà nella legislazione vigente per portare avanti tutta una serie di iniziative infrastrutturali. Abbiamo una stratificazione delle norme particolarmente articolata tra le norme dei contratti di appalto, le norme ambientali, le norme sui beni culturali e del paesaggio. Ci sono state una serie di norme acceleratorie, i cosiddetti decreti semplificazioni, e poi ancora più recentemente è stato varato il nuovo decreto, il nuovo codice dei contratti, che però non trova applicazione per gli interventi in esame. Nel caso nostro appunto ci sono una serie di norme specifiche derivate per le opere commissariate. In Italia lo svolgimento, la realizzazione di un'opera pubblica è particolarmente complesso, c'è una serie di fasi, passaggi di diversi soggetti che intervengono, e quindi il percorso dall'iniziale concezione progettuale fino ad arrivare alla consegna di un'opera è particolarmente lungo e articolato, e richiede a volte tempi particolarmente, tanto più sono importanti e costose, tanto più sono rilevanti gli investimenti, tanto più i tempi si dilatano, diventando anche interventi, periodi decennali per portare avanti queste cose. Quindi c'è questa polverizzazione dei procedimenti autorizzativi e approvativi, ed è importante che invece ci sia in qualche maniera un discorso di consenso e di volontà a realizzare le cose, quindi
l'azione di collaborazione tra i soggetti attuatori e i territori, le amministrazioni territoriali è fondamentale per portare a sviluppare il consenso sulle opere, perché ormai i finanziamenti viaggiano sulla maturità dei progetti e sul consenso che il progetto ha conseguito, quindi non bloccano più dei finanziamenti in attesa che siano pronti i progetti, che siano conseguiti le autorizzazioni, ma le risorse vengono mobilitate di volta in volta sull'effettiva maturità degli interventi. Come vi dicevo, siamo in un regime di opere commissariate, il riferimento normativo è la norma sugli sblocca cantieri, che appunto si applica per interventi di particolare complessità progettuale dove c'è una difficoltà esecutiva attuativa e dove l'impatto socio-economico della realizzazione di questi interventi è particolarmente rilevante nella scala dal livello nazionale fino al livello locale. E, tra i riferimenti normativi specifici per superare questi ritardi che spesso ostacolano la realizzazione delle opere, ci sono un dimezzamento dei tempi nei procedimenti che riguardano la valutazione di impatto ambientale sostanzialmente e un contingentamento, una riduzione significativa dei tempi per quanto riguarda le autorizzazioni paesaggistiche, ovvero la possibilità che il commissario possa derogare e quindi produrre la determinazione sostitutiva di questi provvedimenti laddove appunto ci sia un ritardo o una inadempienza da parte delle amministrazioni preposte. C'è poi appunto la deroga sui codici dei contratti, che ad esempio è il caso per cui possiamo andare con un appalto integrato complesso come è il caso della Garganica, e poi la possibilità di attivare una contabilità speciale, ma questi sono poi degli aspetti più di dettaglio per gli addetti ai lavori. Come dicevo, l'ingegner Marzi ha un ventaglio di opere che segue come commissario straordinario di governo, che sono un paio di interventi nel Molise e poi una serie di interventi particolarmente importanti per quanto riguarda l'oggetto del convegno odierno, che sono la Foggia San Severo, la tangenziale ovest di Foggia, il sistema della viabilità che va dall'aeroporto di Amendola fino a Manfredonia e poi appunto il collegamento da Vico del Gargano a Mattinata. A questi interventi nell'area del Gargano si aggiunge poi la maglia Eleuca e qui siamo venuti all'altro competitor in tema di turismo, che è il Salento, a cui avete fatto riferimento in qualcuno degli interventi che mi hanno preceduto. Veniamo nel dettaglio a questi interventi. Uno è quello sulla 16 Adriatica e quindi c'è l'adeguamento del tratto da Foggia a San Severo che si suddivide appunto in una parte che è l'adeguamento della Foggia a San Severo e nell'altra la tangenziale ovest di Foggia. Questa coppia di interventi che vedete riportati nella planimetria cubano come finanziamento quasi 240 milioni di euro e questo sono l'intervento che sta procedendo nel suo, quindi sono interventi finanziati che stanno procedendo nella loro realizzazione. A questo si aggiunge il sistema del tratto della 89 tra l'aeroporto di Amendola fino a Manfredonia, che è un intervento di potenziamento della strada esistente. E questo è un intervento finanziato per circa 177, cioè quasi 178 milioni di euro. È attualmente partita la gara di affidamento dei lavori, quindi la progettazione, tutto l'iter autorizzativo è stato già sviluppato
e quindi diciamo adesso vi farò vedere poi il cronogramma, nei prossimi mesi si potrà dare corso all'avvio dei lavori. Questo intervento poi si completerà con il secondo e il terzo stralcio, che sono appunto la realizzazione del collegamento verso San Giovanni Rotondo dall'89 e il sistema tangenziale di San Giovanni Rotondo. Però questi ulteriori due stralci sono interventi che attualmente non hanno una copertura finanziaria. Questo progetto appunto dell'89 con il collegamento a San Giovanni Rotondo è un progetto di una storia particolarmente antica, perché ricordo di aver avviato io nel 2001 la valutazione di impatto ambientale sul complesso sistema viabilistico e quella valutazione di impatto ambientale si è conclusa nel 2004 con l'approvazione del tratto Amendola-Manfredonia e con la bocciatura in termini di compatibilità ambientale del resto del sistema viabilistico. Da allora diciamo c'è stato un periodo di stallo, il progetto è stato quindi poi rivisitato, aggiornato sotto diversi profili tecnici, normativi e anche per ottemperare alle prescrizioni del giudizio di compatibilità ambientale, e poi è stato appunto inserito nel DPCM di commissariamento dell'opera e quindi ha avuto diciamo un nuovo impulso e quindi il commissario ha preso in mano il progetto definitivo dell'epoca e l'ha diciamo aggiornato sotto molteplici aspetti. Uno degli sicuramente per quello che sono stati i temi trattati nel pomeriggio odierno, sicuramente c'è una maggiore valorizzazione del sito del San Leonardo, ma oltretutto è stata sviluppata una attività di indagine archeologica con il rinvenimento dei resti che andranno ulteriormente approfonditi di un esteso villaggio neolitico appunto lungo il tracciato della 89. Quindi il commissario sul definitivo ha portato avanti tutta una serie di iniziative fino appunto a raggiungere l'intesa con il Presidente della Regione e quindi ad approvare prima il progetto definitivo e poi successivamente a compiere gli altri passaggi al punto di arrivare alla gara d'appalto lavori. E quindi insomma nel giro di 20 mesi si è riuscito a sciogliere tutta una serie di nodi con tutto quella messe di adempimenti autorizzativi amministrativi che hanno portato, anche perché c'è stato un incremento naturalmente del valore dell'investimento, comunque attualmente appunto il lavoro è in appalto. Bene, dottor Malagò, se può avviarsi verso la conclusione dell'intervento. Vabbè. E, diciamo che appunto questo è il quadro dell'89 Garganica per quanto riguarda diciamo la parte sud. L'altro intervento importante e rilevante che abbiamo portato avanti nell'ultimo anno ed è un'altra delle opere commissariate è la Vico Mattinata. Questo è un intervento che ha una copertura finanziaria allo Stato soltanto di 300 milioni, che è una quota assolutamente rilevante, quindi se fate un po' memoria dei valori che vi ho dato, ci sono oltre diciamo mezzo miliardo di investimenti su questa zona del Gargano da parte dello Stato e qui è stato svolto per la prima volta il dibattito pubblico su un'infrastruttura statale in Italia, quindi su questo tratto è stato fatto questo passaggio importante e attualmente tutto il progetto in questi 15 mesi le azioni che sono state compiute sono state appunto lo sviluppo del progetto di fattibilità tecnico-economica, il conseguimento del parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e una conferenza di servizi preliminare. È in corso attualmente la valutazione di impatto ambientale sul progetto e nel mese scorso è stato approvato il progetto di fattibilità dall'ANAS prima e dal commissario straordinario dopo
e attualmente appunto c'è questa gara in corso per l'appalto integrato di progettazione ed esecuzione dei lavori. Questo riguarda il primo tratto che va da Vico fino allo svincolo di Peschici come esecuzione, mentre la progettazione sarà completata nei livelli del progetto definitivo da Vico del Gargano fino a Vieste. Questi sono i passaggi che sono stati eseguiti, diciamo, in questa fase. Questa è la complessità del procedimento, esclusivamente del procedimento di valutazione di impatto ambientale. Tenete a mente questa data del 13 di marzo, perché è stata la data in cui è stato pubblicato il progetto sul portale del Ministero dell'Ambiente, e conseguentemente era stato pubblicato anche agli arbitratori dei comuni interessati di Vico, di Peschici e di Vieste. Il termine per l'osservazione è scaduto il 12 di aprile e adesso, a secondo delle valutazioni dell'istruttoria tecnica che condurranno i diversi enti, ci potranno essere gli esiti temporali di questa valutazione, che possono essere più o meno brevi a seconda appunto delle criticità che i valutatori potranno. Se volete continuare a seguire, diciamo, il procedimento di VIA, potete farlo cliccando sul portale del Ministero dell'Ambiente. Ci sono 587 documenti che riguardano appunto il progetto da Vico fino a Vieste. Altrettanto potete fare per monitorare l'opera sul sito del Ministero delle Infrastrutture, che riguarda le opere commissariate. Naturalmente il dibattito pubblico noi l'abbiamo fatto fino a mattinata. Abbiamo elaborato anche una soluzione che potrebbe, diciamo, trovare, diciamo, un'interpretazione della norma che vieta in zona 1 del parco la realizzazione di qualsiasi tipo di infrastruttura, che sia viaria, ferroviaria o anche di collegamenti a fune o aviosuperficie, via dicendo, sostanzialmente sviluppando un tracciato di circa 18 chilometri che ha un'estensione pari alla somma del tracciato precedente, cioè lungo questo tratto da Vieste fino a Mattinata, è lungo quanto è lungo il Vico Vieste. Però consentirebbe di completare questo arco di viabilità e quindi di congiungersi alla quattro corsie, che, come vi dicevo, arriverà a Manfredonia, ovvero alle gallerie cosiddette di Mattinata. Su questo tracciato della nuova Garganica, questo è il tratto in gara attualmente, mentre il tratto da Vieste a Mattinata appunto è lungo. Bene, dottor Magarò, se la ripeto gentilmente, scusi, ma abbiamo anche tempi anche strettamente televisivi, se può avviarsi alla conclusione gentilmente, la ringrazio. Vabbè, questo era perché tenevo che interessasse anche la soluzione per il completamento, sì, che vede naturalmente uno sviluppo, diciamo, prevalente in galleria, perché tutti i tratti di zona 1 del parco sono attraversati in sotterraneo, quindi senza alcuna interferenza con la protezione, la tutela ambientale degli ambiti del parco. Questo però naturalmente andrà verificato nella sua fattibilità rispetto alla norma, se questa soluzione può essere un'interpretazione corretta della interferenza ambientale. Bene, dottor Magarò, noi la ringraziamo per il suo intervento, il quale è stato molto sintetico, chiaro, su un tema importante come la rete viaria nazionale nel Gargano e gli interventi commissariati, anche relativo al nuovo collegamento. Un ringraziamento da parte nostra al dottor Magarò, grazie ancora. Grazie a voi, buon proseguimento. Adesso andiamo avanti con il terzultimo intervenente. Chiedo a tutti gli ultimi tre relatori che si stanno per intervenire di ridurre i tempi e di essere molto, ma molto sintetici, essendo andati un po' oltre il dovuto. Ringrazio e chiamo Giovanni Russo, esperto forestale, il quale interverrà, se puoi mettere
il quale interverrà il dottor Russo su una tematica importante. La tematica è la seguente: lui è un esperto forestale e ci parlerà della scoperta della sentieristica del Gargano come opportunità di turismo, ma anche di promozione e produzione di lavoro sul territorio. Dimmi, John. Il telecomando. Ha bisogno, sì, anche lui del telecomando, delle slide. Non c'è un telecomando, c'era un telecomando prima. Giovanni Russo ha anche in questi ultimi giorni ha fatto parlare del nostro territorio. Sì. Andando in onda su una rete nazionale, lo possiamo dire, su Striscia la Notizia, lo scorso sabato è stata una scoperta importante quella che lui ha portato sugli schemi nazionali, ha portato alto l'onore del nostro territorio, soprattutto anche la biodiversità del nostro Gargano e quello che lei con la sua struttura state cercando di fare, soprattutto per motivi istituzionali, ma c'è anche un qualcosa di più, c'è l'attaccamento alla terra, c'è la passione in quello che muove ogni vostra iniziativa. Prego Giovanni. Sì, grazie. Io rispetto a chi mi ha preceduto, che ci invita ad andare più veloci, cercherò, io sono uno di quelli che vi invita ad andare un po' più lenti e quindi parleremo un po' di sentieristica. Mi atterrò al titolo di questo convegno, che è l'osservatorio. Quindi l'osservatorio, cercherò di raccontare quello che è stato fatto e quello che si può fare, in modo da raccontare ogni tanto quello che succede sul territorio. Ecco, andiamo avanti. Quindi parlando della sentieristica, si parla di escursionismo. Quindi l'escursionismo, che prima era considerato un po' un hobby, invece col passare degli anni si è scoperto che è diventato un vero e proprio volano di turismo locale, e quindi questa pratica, che invece era considerata così una pratica minore, invece si sta rilevando sempre più un'opportunità importante per il nostro territorio. Quindi andiamo più avanti. Vedete, l'Istat proprio l'anno scorso ha accertato che c'è stato un ritorno dei livelli ai livelli prepandemici delle visite alle bellezze naturali, che rappresentano il 55% dei viaggi estivi. Quindi vedete, sono numeri importantissimi, per cui l'escursionismo, però, se non è legato ai valori del territorio, insomma, non ha tanto importanza dal punto di vista turistico. Andiamo avanti. E quindi è importante che poi lungo i percorsi ci siano i cosiddetti punti di interesse. I punti di interesse possono essere naturalistici, architettonici, storici, fino ad arrivare ad un discorso delle realtà, dei prodotti tipici e del turismo enogastronomico. Ecco, andiamo avanti. Ecco, per esempio, questo è un esempio, questo è il tracciato della via Francigena sul Gargano, e qui per esempio io ho riportato soltanto i siti di interesse religioso. Vedete, ce ne sono una miriade, molti sono sconosciuti, e quindi la progettazione degli itinerari e dei cammini è importante per far conoscere questi innumerevoli punti di interesse che altrimenti sono del tutto sconosciuti. Andiamo avanti. Le potenzialità dell'escursionismo sul Gargano sono immense. Pensate, ecco, qui faccio una carrellata. Questi per esempio sono gli insediamenti preistorici e le antiche vie di collegamento che sono state accertate sul Gargano. Vedete, c'è tutta una miriade, gran parte tutte abbandonate, tutte da riscoprire. Andiamo avanti. La viabilità romana, quindi c'è tutto un discorso di ricerca fatta sulla viabilità romana, che andrebbe anche questa valorizzata. Andiamo avanti, ecco, abbiamo ancora i segni della viabilità romana. Qui siamo nella zona di Schitella, questi sono i carri romani che percorrevano questi territori. Andiamo avanti, questa è la viabilità del XII e XIII secolo. Vedete, c'era una rete di viabilità che si è completamente persa. Andiamo avanti, la rete dei tratturi. Ecco, sul Gargano si parla dei due siti, Gargano e dei due siti UNESCO. Invece i siti UNESCO sono quattro. Perché sul Gargano? Perché c'è, oltre ai siti, i siti seriali della Basilica di San Michele e delle foreste vetuste del Gargano, abbiamo i siti cosiddetti immateriali, ma per me non sono immateriali, sono siti diffusi, perché sono la transumanza e l'arte dei muretti a secco. Questi sono stati dichiarati abbastanza recentemente patrimonio dell'umanità, e quindi noi sul Gargano abbiamo quattro realtà
patrimonio dell'umanità. Andiamo avanti. Ecco, questo è il Gargano, queste che vedete in bianco e questi in blu sono sia i tratturi della transumanza, questo vedete come penetra all'interno il Poggia Campolato Vieste, e poi abbiamo tutta una serie di tratturelli che interessano il Gargano, anche questi in gran parte sconosciuti. Vedete, anche se le foto aeree ce li fanno vedere, vedete, questo è un tratturo, il tratturo che porta qui nella zona di San Giovanni, nella zona di Campolato, e questo è proprio il Campolato Vieste. Andiamo avanti, come dicevo prima, l'arte dei muretti a secco che è presente dappertutto sul nostro territorio, i cammini religiosi, quindi la via Francigena del sud per quanto riguarda il tratto micaelico che adesso sarà interessato da interventi di manutenzione. Andiamo avanti, le carte demaniali comunali ci danno tantissimi input sui percorsi da riscoprire. Questo è quello che noi facciamo prima di fare un progetto. Andiamo avanti, la base cadastrale, questo è San Giovanni Rotondo, quelle che vedete in rosso sono l'antica viabilità comunale, quasi del tutta persa o interessata da strade asfaltate, ma molte sono ancora da recuperare e da valorizzare per degli itinerari. Andiamo avanti, l'altra base importante è la cartografia dell'Istituto Geografico Militare, dove sono riportate, vedete, questi in tratteggio nero e tratteggio, tratto e punto, sono le antiche mulattiere. Andiamo avanti, la viabilità di servizio dei comprensori di rimboschimento, quindi Gargano negli anni 50-60 è stato interessato da tanti rimboschimenti, è stata fatta una viabilità di servizio che adesso si presta benissimo per quanto riguarda l'escursionismo. Ecco, andiamo avanti, l'antica viabilità comunale, vedete, qui siamo a Cagnano Varano, vedete che cosa c'è sul nostro territorio, in gran parte completamente abbandonate, strade selciate, bellissime da riscoprire, che consentono di partire dai centri abitati. Questa è la forza anche del Gargano, che abbiamo la possibilità di partire dai centri abitati e recarci direttamente in mezzo alla natura. Andiamo avanti, e vedete, questa è l'antica viabilità e questa poi è la nuova viabilità che l'ha tagliata in più punti. Andiamo avanti. Ecco, la rete escursionistica che poi negli anni man mano si è andata creando. Qui siamo a San Giovanni Rotondo, questa che vedete in rosso è la rete escursionistica di Monte Castellana, Monte Nero. E questo, vedete come siamo attaccati al paese, quindi si parte direttamente dai centri abitati e c'è la possibilità di andare direttamente nella natura, senza prendere i mezzi. Andiamo avanti. La conoscenza del paesaggio, un potenziale inespresso. Questo è uno studio che abbiamo fatto, che ho fatto io insieme al professor Pedrotti dell'Università di Camerino. Abbiamo individuato 13 sistemi di paesaggio, avanti, e 57 sottosistemi. Una diversità paesaggistica incredibile che può essere visitata con questa rete di sentieri. Andiamo avanti. Ecco quello che abbiamo fatto negli anni. Siamo andati anche a recuperare percorsi antichissimi che erano stati distrutti dalle cave. Qui siamo a Cagnano Varano, abbiamo fatto un riempimento e abbiamo ricostruito l'antico sentiero. Andiamo avanti. La stessa cosa, questo è il sentiero di Vignanotica, famosissimo, non era più percorribile, e poi con delle tecniche di ingegneria naturalistica abbiamo fatto una qualità di interventi molto interessanti. L'inclusione, ecco, quando questa è un'altra cosa importante, perché c'è un potenziale di turismo per quanto riguarda le persone più sfortunate di noi, che parla di milioni di persone. Quindi questo è un aspetto che è anche da un punto di vista etico che dobbiamo cercare di inserire sempre nei progetti. Andiamo avanti. La segnaletica deve essere efficace, ma deve essere anche manutenuta. Andiamo avanti. Ecco, questo è per quanto riguarda il lavoro legato a questa attività. Qui sul Gargano è avvenuta una rivoluzione dal basso, perché grazie a quelle infrastrutture che negli anni sono state create, che sono i sentieri, sono nate una serie di associazioni di escursionismo, ma anche una serie di guide ambientali bravissime che stanno dando questo servizio ai turisti, raccontando il territorio, perché il territorio, oltre che non si può andare sul territorio una semplice guida cartacea digitale, quando c'è una persona che il territorio ce lo racconta diventa una vera esperienza. Andiamo avanti.
Le presenze sono in costante crescita. Spesso questo fatto sfugge agli amministratori, ma questo osservatorio che stiamo portando avanti proprio oggi serve anche a questo, a attirare l'attenzione su quello che sta avvenendo. Sul territorio si sta anche lavorando per dei cammini, diciamo, a corto raggio, che interessano, diciamo, la provincia o il territorio. Ci abbiamo, per esempio, qui ci sono degli amici che stanno lavorando su questi aspetti. C'è Luca Vinelli che sta lavorando su un sentiero di Federico, sul cammino di Federico II, e poi c'è Michele Del Giudice che sta lavorando sulla strada di Michele, sul cammino di Michele. Quindi sono realtà che sono in divenire, e quindi questo osservatorio serve per raccontare quello che sta avvenendo. È anche uno strumento che serve per tenere alta l'attenzione di questi temi, territorio, sviluppo, turismo, che molte volte sono anche dei brand elettorali da parte dei nostri politici, che poi però bisogna mettere ogni volta con il... No? Sì, un'altra slide e chiudo. Sì. Ecco qua. Quindi siamo in presenza di numerosi segnali molto, molto incoraggianti, però sono numerose anche le criticità. Sì. Le criticità che riguardano soprattutto la mancanza di manutenzione di tutto quello che è stato realizzato, la chiusura di alcuni siti monumentali oppure diciamo museali, che vengono chiusi per lungo tempo, la mancanza di quel sistema che dicevamo prima, certo, tra gli operatori che interessano, che garantiscono quei servizi, questa. No? Quindi molti passi sono stati fatti, ma molto c'è ancora da lavorare. Da fare. Io ringrazio ancora Giovanni Russo per la sua attenzione. La sua attenzione per... Ok, giusto, momenti tecnici, la camera, va bene. Bene. Dicevo, ringrazio Giovanni Russo che è intervenuto. Come sempre la sua attenzione sul nostro territorio è sempre alta, ed è sempre attivo e operativo per quanto concerne lo sviluppo turistico-culturale del nostro territorio. Abbiamo parlato anche con Giovanni nella nostra trasmissione la Domenica del Gargano dei cammini, della rete dei cammini, e tutto quello che comunque cerca di sviluppare all'interno del nostro territorio, che poi un territorio sviluppato, un territorio che ha servizi, che ha istituzioni dalla parte di chi svolge questo lavoro, vuol dire anche un territorio capace di produrre posti di lavoro. Adesso andiamo avanti, penultimo relatore di questo convegno è colui che anche ha ideato il convegno stesso, definendo osservatorio sistemico per lo sviluppo turistico culturale del Gargano. È per me un piacere e un onore presentare un mio carissimo amico, il professor Sascha De Giovanni, consigliere regionale dell'AGI Puglia, nonché presidente provinciale dell'Associazione Insegnanti di Geografia. Sascha, tu qui ci parlerai di come si genera turismo sul territorio, però una piccola domanda prima voglio fartela. Come mai hai pensato a questo osservatorio sistemico per lo sviluppo turistico culturale del Gargano? Sì, intanto buonasera a tutti, e tu sei sempre troppo generoso nei miei confronti, nei miei riguardi. In realtà questa idea nasce da una conversazione in una sera con alcuni amici, in quanto noi assistiamo tutti i giorni nel territorio, io ho fatto l'amministratore fino a qualche mese fa, a delle conferenze autoreferenziali, molto spesso si sciorinano dati, si racconta delle bellezze del nostro territorio. E mai però si parla di mettere in rete, di fare sistema. Dota diceva prima che sono le parole più inflazionate, no? Rete, sentieri, network, sistemi. E quello che dovrebbe fare un territorio è, prima di creare un brand, è cercare di capire quali sono le sue criticità. Ne abbiamo diverse, io proverò a margine di questo convegno a fare una sintesi delle cose interessanti che sono state dette, che condivido. E da quello che è emerso chiaramente è che c'è una straordinaria operatività. Abbiamo associazioni, abbiamo società, abbiamo partner che sul territorio si spendono tutti i giorni per cercare di mettere
in sicurezza, per cercare di rendere più belle determinate attrazioni. Questi attrattori che noi abbiamo si cerca in tutti i modi di valorizzarli. Giovanni Russo diceva giustamente che manca poi l'attenzione, no? La manutenzione, la prosecuzione di questo, e si sfocia, come dicevo all'inizio del mio intervento, in quella che è l'autoreferenzialità, no? Si presenta il progetto, si fa l'inaugurazione in pompa magna, ma poi si chiude a chiave tutto e si lascia stare. Allora l'idea qual è stata? Di coniugare l'aspetto operativo, cioè tutte queste cose straordinarie che probabilmente solo noi abbiamo, dietro una cabina di regia. C'è una cabina di regia fatta non della solita tiritera, no? I comuni si devono parlare tra di loro, i comuni devono fare rete, che pure presentano criticità che dopo vedremo, ma dietro un osservatorio che fosse indipendente, composto da persone, da studiosi, da analisti, da ricercatori, anche da semplici appassionati, che abbiano una visione del territorio scevra da calcoli, da condizionamenti politici o di altro genere. Io rappresento l'AIG, che è l'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, che non è soltanto un'associazione di categoria degli insegnanti di scuole universitari, ma evidentemente anche, avendo la geografia al centro dei suoi obiettivi, è anche motore propulsore di attività che riguardano la geografia turistica, quindi la salvaguardia dell'ambiente e la promozione del territorio. Io lo faccio qui a scuola, sono un insegnante all'Istituto di Maggio, insegno geografia e cerco tutti i giorni, anche attraverso dei progetti, uno lo stiamo portando a termine sui Gesiti, di far avere ai ragazzi la consapevolezza delle bellezze del territorio. Guardate che non è una cosa banale, perché i ragazzi non lo sanno che cosa c'è sul territorio, non sono preparati su quello che c'è sul territorio, perché io sono convinto, l'ho detto in altre occasioni, che con la bellezza questi territori possano riscattarsi, perché i ragazzi sono costantemente bombardati, sono costantemente colpiti da dichiarazioni legate ad aspetto di natura criminale, no? Si dice il nostro territorio è infestato dalle mafie, nel nostro territorio c'è il sistema delle raccomandazioni. Però io sono convinto che facendogli vedere il bello, facendogli vedere le bellezze del nostro territorio, questa terra un domani, in un tempo spero non molto lontano, potrà riscattarsi. Io vengo da una formazione turistica, io sono laureato in economia del turismo e l'ho fatto ad Assisi, che è stato il primo centro studi superiori sul turismo. Quando nella seconda metà degli anni 90 io mi sono iscritto all'università, c'era il professor Dallara, Giancarlo Dallara, che a molti di voi non dirà nulla, ma è l'ideatore con cui noi nei laboratori cominciavamo a parlare di turismo, l'ideatore del cosiddetto albergo diffuso, che tutti conoscerete. E lì si cercava, proprio a partire dal territorio, di creare una sinergia tra tutti gli attori, tra quelli che chi è più bravo di me chiamerebbe stakeholders, no? Gli operatori pubblici e gli operatori privati. E qui vengo, secondo me, alla prima criticità del territorio, che è la convinzione da parte di alcuni operatori privati che il pubblico debba risolvere loro i problemi. La mancanza di una cultura imprenditoriale che c'è da queste parti non fa sì che non si generino investimenti. È vero anche che il pubblico da parte sua deve che cosa fare? E qui vengo alle altre criticità, le metto insieme sperando che poi alla fine ci possa essere un minimo di dibattito e di discussione. Cosa non fa il pubblico? Mi sono scritto degli appunti perché notoriamente io non preparo mai gli interventi. Il pubblico non ha un approccio sistemico ed è emerso in tanti altri interventi che mi hanno preceduto. Non ha un approccio sistemico e di ricerca. Che si fa? Si fanno i bilanci di previsione, si investono delle somme, diciamo mettiamo 100.000 euro per il turismo, mettiamo 100.000 euro per la valorizzazione, ma non è uno stanziamento che deriva da un'analisi approfondita. E c'è un secondo problema dal punto di vista del pubblico, che molte delle nostre città, dei nostri comuni, vivono di rendita. Io mi riferisco soprattutto ai due principali poli di attrazione gravitazionale, forse tre se ci mettiamo anche Monte Sant'Angelo, sono Vieste e San Giovanni Rotondo. Questi due comuni vivono, ognuno, diciamo, brillano ognuno di luce propria. Vieste lo fa da un punto di vista del turismo balneare, San Giovanni Rotondo lo fa da un punto di vista del turismo religioso.
Ora Vieste rispetto a San Giovanni Rotondo ha una, diciamo, una stagionalità un po' più ampia, cioè che le permette di investire nella metà, nei 6-8 mesi dell'anno, rispetto a San Giovanni che forse più di Vieste ha un problema di stagionalità, perché San Giovanni concentra la sua stragrande maggioranza di visitatori tra settembre e il mese di novembre, quindi i mesi si riducono. Chi mi ha preceduto ha detto una cosa fondamentale, che c'è bisogno di superare la stagionalità, cioè fare quelle attività di destagionalizzazione in maniera tale che si possa portare i turisti in tutto il resto dell'anno. E qual è la criticità? Cosa frena questi comuni? Come mai questi comuni non riescono a capire? Uno, perché brillano di luce proprio, perché quei flussi accontentano, no? Uno in quei 2-3 mesi, Vieste lo fa nei 7-8 mesi dell'anno, ci si accontenta, si sta bene, alla fine si incassa quello che si può incassare e nel resto degli altri mesi io mi occupo della manutenzione, mi occupo di altro. Ma la grande rivoluzione è far capire a questi comuni che la loro rendita di posizione si può moltiplicare. Cioè Vieste deve condividere, ci vuole un turismo di solidarietà, lo potremmo chiamare. I due poli di attrazione gravitazionale, Vieste e San Giovanni, dovrebbero condividere le scelte e le decisioni. Invece purtroppo, ma io mi rendo conto che chi amministra si trova di fronte molto spesso a problemi relativi al bilancio, si dovrebbe in realtà cercare di capire che condividere significa diversificare l'offerta, significa dare la possibilità, e lo diceva adesso non mi ricordo chi prima di me, al turista di avere un ventaglio di opportunità, un ventaglio di offerte che possono Enzo Dota, credo. La mobilità lenta, ce ne sono diverse, invece si opta per scelte strategiche di marketing che promuovono soltanto la città. E qui l'altra criticità, la mancanza di un'azione sinergica che porti all'elaborazione di un brand, un unico brand riconoscibile a livello internazionale. Brand non è solo una parola americana che fa, no, fa molto moda. Brand vuol dire pensare che se c'è una ricaduta positiva sul mio territorio, questa stessa ricaduta si estende nel territorio vicino. E lo sviluppo fa sì che, qualcun altro lo ha detto, che le persone che vogliono andare via siano motivate a restare, siano incentivate a restare. E, altro aspetto interessante che è emerso, ci sono molti che hanno rappresentato quelle che sono le criticità legate allo spostamento, alla mobilità. Uno dei temi che affrontavamo con Dallara era proprio quando sviluppavamo il territorio, quando nasceva l'idea dell'albergo diffuso, era quello dell'accessibilità, che sembra un qualche cosa di banale. Però guardate, quando voi vi spostate e avete, facciamo un esempio molto pratico, e avete voglia di andare da qualche parte, una delle prime cose che si guardano, che apparentemente si sottovalutano, è l'accessibilità, cioè la distanza e la raggiungibilità di quel posto. Se voi considerate che città come Vieste hanno una viabilità fino a Foggia che è incredibile, Vieste è provincia di Foggia, dista da Foggia più di 100 chilometri, un'ora e mezza per spostarsi. Se va tutto bene, non c'è traffico, no? Soprattutto se non c'è traffico, no? Considerate anche la strada. Quindi l'accessibilità è qualcosa di fondamentale. Lo spostamento, la mobilità, cioè ciò che si fa all'interno del comune, è altrettanto fondamentale, afferisce alle scelte di mobilità. Chiudo il mio intervento risottolineando quello che ho detto prima. Le contrapposizioni politiche non fanno bene a questa terra, molto spesso non si collabora perché si hanno idee, perché si hanno colori politici. Lo dico da ex amministratore, molto spesso io mi sono confrontato con queste problematiche. L'idea non è bella, l'idea non è che piace, è bella o piace se la fa Tizio o la fa Caio. La mancanza di cultura imprenditoriale, bisognerebbe investire nella formazione, chi può deve convincere gli imprenditori di questa terra che bisogna investire, che è vero che è importante la presenza del pubblico, ma l'imprenditore deve uscire dalla logica che
il finanziamento deve essere a fondo perduto, che la regione deve dare i soldi a fondo perduto. La regione deve aiutare con una parte a fondo perduto, ma bisogna investire, bisogna crederci. E quindi il punto è aumentare la permanenza media, e si può fare quello che diceva Giovanni Russo, quello che diceva Enzo Dota, cioè dare la possibilità a chi viene qui di non stare una sola giornata. Perché se io do l'offerta, si va al convento, si va alla Basilica Celeste e poi si torna a casa, noi avremo un'invasione di pullman con un target che è legato a quella tipologia di turista, che è un turista di terza età, senza con questo voler mancare di rispetto a nessuno, ma è un turista che per definizione è un turista mordi e fuggi, quindi noi abbiamo una permanenza media di 1,3-1,5 notti, cioè significa che mediamente si dorme un po' più di una notte. Questo non ci dà la possibilità, non dà la possibilità agli altri comuni di inserirsi nei flussi turistici gravitazionali che sono di San Giovanni Rotondo, di Monte Sant'Angelo, di Vieste, che pure stanno bene, ma che però dovrebbero condividere. La stagionalità. Tu hai fatto una domanda, ci spieghi come si genera turismo? Io ti dico, non lo so. Perché ogni realtà è una realtà a sé stante, non c'è una ricetta per questo, e non si può andare dietro ai santoni di turno che hanno le ricette per tutto. Quello che si può fare sicuramente è creare condivisione, i comuni si devono parlare, si devono guardare e parlare non soltanto perché indossano la stessa casacca politica, ma si devono parlare perché se si sviluppa tutto il territorio, i nostri figli non se ne vanno, restano qua. Hanno interesse a investire, e la cultura imprenditoriale, su cui io insisto tanto, perché tanti si lamentano, però in realtà poi quando c'è da dire, beh, c'è questa idea, vuoi investire dei quattrini? Dice no, la regione mi deve dare i fondi perduti, la comunità europea mi deve dare l'investimento a fondo perduto. Questo non è imprenditorialità, questa è assistenza. Spero in gran velocità, a margine di questo convegno, di aver dato un contributo fattivo. Poi voglio dire un'altra cosa, qui non parlo in veste di presidente dell'AEG, ma di responsabile nazionale per le aree protette di fare ambiente. Anche l'ambientalismo, e lo dico agli amici d'Italia Nostra e a Maria Gioia Sforza, che qualcuno ha detto una forza della natura, e io lo sottoscrivo perché è veramente convinta, no? Lei è marchigiana, io ogni tanto la prendo in giro, è marchigiana e vive qua da tantissimi anni, ha sposato un nostro conterraneo e si è innamorata del Gargano, e come l'ha fatto lei lo possono fare e lo fanno in tantissimi che vengono da queste parti. E approfitto per ringraziare anche Luigi Mossuto per la conduzione, TV Gargano e Manfredonia TV mi pare, per la presenza e per aver dato risalto a tutto questo, tutti gli altri relatori. Come responsabili di fare ambiente, noi abbiamo avviato col Presidente una campagna anti-ideologica, la chiamiamo noi, perché l'ambientalismo molto spesso è ideologico, cioè si considera il Parco Nazionale, mi riferisco alla nostra terra, come un santuario, come un sacrario della natura, no? Ma se voi ci pensate, in questo territorio noi viviamo da centinaia di anni ed è un territorio, il quinto parco nazionale più grande d'Italia, con una fortissima antropizzazione, dove è impossibile immaginare che l'uomo debba stare lontano da determinati contesti, dalla sentieristica, dai trattori, eccetera. Ce li abbiamo, come diceva Giovanni, proprio perché chi ci ha preceduto ha creato questo sistema armonico con la natura. E noi dobbiamo uscire fuori da questa visione antropocentrica, ecco, la potremmo definire, dove l'uomo in assoluto è al centro di tutto, ma anche da quella visione che dice che l'uomo deve uscire fuori dalla natura. Questo non è concepibile, ecco perché se vogliamo creare sviluppo sostenibile, perché l'uomo ha diritto alla crescita economica, ha diritto a svilupparsi, ha diritto a creare economia. Certo, sì, lo deve fare utilizzando la tecnologia che in quel momento è disponibile, che gli consente di inquinare, di emettere meno gas serra, meno gas inquinanti
nell'atmosfera, questo sì, però noi abbiamo diritto allo sviluppo, quindi all'ambientalismo io dico di uscire fuori da questa visione che non porta a nessuno sviluppo. Grazie. Una visione miope e di parte, giustamente. Grazie a Sascha De Giovanni per essere intervenuto, e con lui abbiamo chiuso, no, con i relatori di questo convegno, osservatorio sul sistemico per lo sviluppo turistico culturale del Gargano, che come TV Gargano insieme agli amici di Manfredonia TV abbiamo promosso e mandato in onda. Ringraziamo anche tutti i cittadini che nel corso di queste 2 ore e mezza circa sono venuti per ascoltare i nostri intervenenti. Adesso concludiamo questo convegno con l'intervento di Maria Gioia Sforza e lascio a lei le conclusioni. Sì, noi dobbiamo ringraziare Angelo che mi ha martellato per qualche anno che voleva fare questa cosa. E quindi poi per il fatto che diciamo io non sia nata qui non ha importanza, perché io vivo quasi 6 mesi l'anno in questo territorio, quindi conosco bene dal 71 ad oggi, conosco bene il territorio, cioè il territorio. Il Gargano non lo conosce nessuno, manco i montanari. Però voglio dire, amo questa terra come se fosse mia. Le reputo le mie radici, anche se il montanaro è mio marito, però dobbiamo, dal 71 ad oggi siamo qui su questo territorio, è meraviglioso, le mie figlie sono innamorate di questo territorio, abbiamo la casa a Monte Sant'Angelo, quindi ogni anno dal 71 ad oggi per 6 mesi siamo qui. Quindi forse il fatto che non sia perennemente radicata al 100% forse mi fa vedere anche i difetti di questo territorio. E il mio sogno sarebbe vedere un parco marino che tuteli le grotte, che tuteli la parte sud del Gargano. È un sogno mio personale, quindi fare del Gargano un turismo escursionistico come quello delle Cinque Terre. Io spero che qualcuno di voi sia andato alle Cinque Terre, e quindi che ci siano delle forme di accesso alle baie ora inaccessibili. È uno studio da fare, chiaro, no? Perché abbiamo proposto l'osservatorio, perché sono degli studi da fare, quindi uno, ecco, può dire che abbiamo vari tipi di turismo, il turismo escursionistico, dei beni archeologici, delle essenze vegetali, delle foreste, quindi foresta umbra, fagete vetuste, siti UNESCO, tutte queste storie qui, no? Chi più ne ha più ne metta, però il turismo enogastronomico, però ecco, ci chiediamo perché occorre un osservatorio, perché siamo tutti sparpagliati, tutti divisi, quindi è emerso oggi questa realtà, ma la percepivamo anche prima. Quindi che cosa quindi fare in questo osservatorio? Sì, studiare lo status quo, però anche migliorare, cercare di utilizzare le strategie, no? Creare dei brand, avete capito che cos'è il brand, no? Sì, certo, l'ha spiegato molto bene Enzo Dota, no? Il brand prodotto, no, sull'obiettivo che vi è dato, e quindi è stato anche un intervento molto professionale da parte di Enzo Dotto, il quale da anni si no, cimenta, soprattutto si impegna su questo. Prego. Nessuno però ha parlato del mare, perché è un'isola, questa è un'isola, il Gargano è un'isola, tutto circondato dal mare, e nessuno
e nessuno ne ha parlato. Il mare, io ho seguito per 3 anni al Senato la legge Salva Mare, che è stata approvata a giugno del 2022. Però è una legge vuota, è stata approvata, molto voluta dal Sergio Costa, il ministro di allora, il ministro dell'Ambiente, però è rimasta in panne, sta così. Cioè, ecco, il mare non è soltanto plastica, no? Perché hanno trovato anche la plastica nella placenta delle donne, no? In gravidanza, tutte queste storie che vediamo in televisione sempre, tutti i giorni. Però non è solo plastica, non è solo quel tipo di sporcizia che ci pervade, di cui siamo intrisi, anche nelle nostre vene c'è qualcosa, scusate, ma nessuno ha parlato del mare nostro, io lo reputo nostro. E quindi la legge Salva Mare, muoviamoci nell'osservatorio, mettiamoci anche il mare. E quindi poi c'è questo sistema delle infrastrutture che saranno avviate a breve, che sono già state avviate, però ecco, possono rappresentare un volano per un turismo sostenibile, più efficiente, eccetera. Benissimo il Gino Lisa, benissimo tutto, perché io ho una figlia a Milano e io spero che mi venga con l'aereo. Una volta ci è venuto, un anno, invitata dal Parco Nazionale del Gargano, perché dovevamo fare un progetto che poi fallì. Quindi voglio dire, benissimo tutte queste strutture, però ecco, amiamolo questo territorio, rispettiamolo, seguiamolo. E io spero che non si facciano grandi baggianate costruendo, facendo, insomma, so che qualcuno non è favorevole, anche se i sindaci sono tutti favorevoli. Insomma, con questo, lo sappiamo. Con questo invito, Maria Grazia, Maria Gioia, penso che l'invito che stai facendo e che hai fatto al termine di questo interessante convegno possa racchiudere e sintetizzare un po' tutto quello che è stato ampiamente detto dai relatori, che tu stessa hai cucito, no, su misura, cercando di portare in questo convegno le migliori in linea con loro, eh? Io li ho solo invitati, ma cioè, questo comunque vuol dire detto. Che sono state rappresentate le varie figure, le varie idee, sono state rappresentate e portate a conoscenza agli amici che ci stanno seguendo le varie posizioni di ognuno, e questo fa, ti fa onore, perché comunque bisogna dare spazio a tutti, bisogna dare l'opportunità a tutti di poter dire quello che si pensi, no? Anche se non sei d'accordo con quello che l'altro pensa, bisogna far di tutto affinché quest'ultimo lo possa dire. Grazie Maria Gioia Sforza, grazie a tutti gli amici di TV Gargano che ci hanno ascoltati, e anche di Manfredonia TV, la regia condivisa da Gabriele Martino e anche da Andrea Colaianni di Manfredonia TV. Noi vi ringraziamo e dobbiamo salutare tutti, grazie, gentilissimo. E veramente ringrazio per questa iniziativa, mi è piaciuta molto, sono di Manfredonia e mi sento garganica. E quindi vedere tutti gli sforzi che stiamo facendo per il nostro Gargano è veramente molto apprezzabile. Vorrei fare una piccola osservazione. L'osservatorio mi sembra che sia una cosa importante e spero che possa determinare, come dire, un dialogo più significativo tra i comuni. Io purtroppo vengo da Manfredonia, ho un'esperienza diversa, cioè vivo continuamente da decenni una forma sterile di campanilismo tra Manfredonia e Monte Sant'Angelo per quello che riguarda il SIN, cioè il sito di interesse nazionale ex Enichem. Allora, per il turismo, d'accordo, siamo d'accordo, però non possiamo
non tener conto che abbiamo questo bel macigno nel nostro territorio, questo ostacolo nel nostro territorio, con una bonifica complessa e molto lacunosa, con tanti investimenti che sono stati fatti però non hanno prodotto grandi risultati. E allora penso che l'osservatorio debba anche, noi tutti, ecco, che ci teniamo al nostro territorio, dobbiamo anche tener conto di questa criticità e dir poco, di questa veramente, direi, diga che si pone rispetto al flusso turistico che noi possiamo attivare. Poi un'altra osservazione, se mi consentite, è che faccio parte del Centro Studi Serricchio. Serricchio è una grande personalità del nostro Gargano, è il cantore del nostro Gargano, e ci stiamo attivando per realizzare un itinerario turistico letterario. Anche questo può essere una leva per un turismo, diciamo, come dire, un po' di nicchia, se vogliamo, culturale, un po' di nicchia, però sicuramente può essere un contributo importante per la nostra terra. Grazie.